Signori, passiamo alla nostra carriera, la quinta di quest'anno su Twitch, perché abbiamo fatto la prima con il Pepe Game, la seconda con il Los Cincos, la terza con l'Udinese, la quarta con gli Shamrock Rovers, che ad oggi è l'unica carriera che si è conclusa con il bad ending, spoiler. Oggi carriera numero 5 per questo FIFA 22 e andremo in Inghilterra. E non solo andremo in Inghilterra, ma ci sarà anche il ritorno di Pululu. Perché sì, perché ho voglia di prenderlo, ma vederlo in una veste un po' diversa. Ok? Non sarà più la punta centrale, sarà di supporto alla punta, ma ora ci arriviamo perché è giunto anche il momento di svelarvi la mia squadra, però prima switchiamo. Mettiamo su un po' di musica. L'importante è non far partire Calma e Sangue Freddo di Luca e di Risio, altrimenti mi mandano lo strike. Cazzo, raga, vi immaginate che quanto farebbe ridere se venissi bannato da Twitch perché ricevo il copyright strike per Calma e Sangue Freddo? Cerco di trovare la mia identità, senza chiedere aiuto, ma sono lontano. Busso e non risponde neanche un'anima. Un po' come con SpongeBob, sì, ma peggio. Va bene il volume della musica, è troppo alto. Ditemelo voi. Grazie Roklic per il quindicesimo, va bene? Ok, perfetto. Grazie Roklic per il quindicesimo, a 3 mesi dal secondo bimbo. Un bacione. Tutto a posto? Grazie mille. No, basso va bene, l'importante è che non sia alto. Se è basso e si sente anche poco sotto, a me sta bene. Allora. I punti canale per domanda non sono utilizzabili perché quelli lì li attivo soltanto in determinate serate in cui facciamo i Q&A, no? Quindi, esempio, venerdì facciamo Eurotrack. Di solito quando facciamo Eurotrack attivo la discussione delle domande con i punti canale perché facciamo magari dei momenti Q&A in cui mi fate domande e rispondo e lo faccio unicamente per dare un po' di struttura alla risposta alle domande, altrimenti me le perdo tra una cosa e l'altra, e quindi tenere d'occhio le domande mi aiuta, semplicemente. Altrimenti, di base, se fate domande, cerco di rispondere purché siano pertinenti e le ritenga interessanti a livello di live. Comunque, Snipe. Ah, cazzo! Me l'ha rubato Ele. Signori, è giunto il momento di cominciare questa nuova carriera. Tranquilli, non è uno spoiler quello del Morecambe, perché non è la squadra che prenderò. Tra l'altro, il Morecambe forse è davvero in seconda serie. Non ho idea. Comunque, è giunto il momento di cominciare la nostra carriera in Inghilterra. E importiamo il nostro avatar. Sì, ragazzi, devo riunirmi con Pululu. No, non me ne frega niente. Andiamo giusto a modificargli la barba e la pelata. Ma voglio riunirmi a Pululu. E per quello che riguarda l'outfit, guardate, facciamo questo lavoro qua. So che non si vede niente. Però. Non so se mettermi una giacchetta aperta. Meh, facciamo i seri per una volta. Facciamo i seri. Non lo so. Maglione alla Guardiola. Intanto grazie a Antonio Pio per la Soccer Prime. Un bacione, bello. Spammone di Tearless Love. Non lo so. Non lo so. Pantaloni rosa di nuovo. È che i rosa non c'entrano molto con la squadra che andiamo a prendere. Sto pensando anche in base a quello. È un po'. È tutto lì il mio dubbio. E che il maglione, però, in effetti è bello ignorantello. Dai, vada col maglione, mi avete. Mi avete convinto. Maglione, però, grigio scuro. Madonna, fa proprio nonno il maglione grigio scuro. Non ce la faccio.
Cosa vado? Grigio scuro o grigio chiaro? Tanto i pantaloni direi di cambiarli, di mettere i pantaloni. Non quelli della tuta, vi prego. Ma tipo un pantalone blu chiaro? Mamma mia, che schifo, ragazzi. Casual nero è l'unica. Ah, e ora? Giusto per gli spoiler della squadra che andremo a prendere. La cravattina rossa a righe bianche. Perché rappresenta la squadra. Scarpe da ginnastica bianche. Va che fighetti, sembriamo usciti da scuola, cazzo. Va bene. Sceglieremo un club reale. E signori, è giunto il momento di rivelarvi quale squadra andremo a utilizzare. Premessa importantissima, questa carriera qua non sarà nello stile di quella con gli Shamrock Rovers, per carità no. Quindi avrò la libertà di prendere chi cazzo voglio e da dove voglio. Non sarà neanche una carriera come quella con l'Udinese. Perché prenderò i giocatori che ritengo più opportuni, vaffanculo al realismo. Non sarà una carriera interattiva. Sebbene ascolterò i vostri consigli, beh, ci sarà una carriera normale, classica, un pochettino chill. No, non prendo la Giana Erminio. Ci fosse, la prenderei per il meme, ma no. Comunque, proprio perché voglio fare una carriera un pochettino più chill, non partirò dalla League 2, perché sarebbe una carriera troppo lunga. E non partirò neanche dalla League 1, altrimenti non potremmo avere Pululu. Detto proprio semplicemente. Quindi, partiremo dalla Championship. E in Championship io andrò a prendere, come detto, una squadra dal colore rosso e bianco. Che squadra è questa? Intanto grazie Gnaulo per la sub di livello 1, un bacione bello, benvenuto tra noi. Sarà il Middlesbrough che ha appena eliminato... Chi è che ha eliminato? Il Tottenham? Chi cazzo ha eliminato? Non ricordo. Sarà il Nottingham Forest per portarlo nuovamente in cima al calcio europeo? No, 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 no. Sarebbe troppo scontato. Sarà il QPR vi ho baitato fino a questo momento? Sarà lo Sheffield United? Sarà lo Stoke City? No, signori, in realtà ci siamo già passati sopra. Perché la squadra che voglio prendere è il Bristol City. Perché il Bristol? Ha due giocatori molto buoni che voglio mettere in campo. Detto semplicemente. Ha due giocatori molto buoni di cui uno probabilmente lo avrei preso a prescindere. Cioè, Massengo. Cioè Massengo. E soprattutto gioca con un modulo che io non ho mai usato. Perché... Fino ad ora, allora, con il Pepe Game abbiamo usato il 4-1-3-2. Con il Los Cincos era un 4-3-3. Ah, con il Los Cincos cambiavamo il modulo ogni stagione, praticamente. Con l'Udinese era un 4-2-1-3. Con gli Shamrock Rovers era un 5-2-3. Questo giro giocheremo con un 3-4-3. Di base il Bristol gioca col 3-5-2. Lo adatterò a 3-4-3. No, guarda, Manu, le conosco le maglie dei portieri, anche quest'anno ne hanno una carina. E quindi niente, signori, prendiamo il Bristol, che giocherà allo Stade Municipal, grazie Matte per la sub col Prime. E andiamo a fargli lo stadietto, giusto con i colori dei seggiolini e poco più. Per il resto direi che siamo a posto. Ah, è giusto per una questione di... Non c'ho voglia di aspettare di avere i fondi. 10 milioncini? In realtà neanche mi servono, forse, sapete? Sapete che non lo so. Grazie Robert per il terzo, bentornato, bello, un bacione. Non so se prenderne 10, perché ne ho già 8. Tecnicamente per il mercato me ne bastano una decina. Secondo me non mi servono. Non mi servono. Ah, e per la prima volta da quando facciamo le carriere su FIFA 22...
Giocheremo a leggenda. Sono capace? No. Impareremo? Sì. Semplicemente. No, no, niente aggiunta, niente aggiunta. Non mi servono, raga. Potessi metterne 5, li avrei messi. Ecco, avessi la possibilità di mettere dei range custom, tipo 5, 15, 25, sarebbe comodo, ma purtroppo non si può. Ma dovrei farcela senza. Ho fatto i test, ve lo dico. Ho fatto i test per capire quanto potrei spendere per Pululu e uno dei suoi compagni di reparto. E chi mi segue da qualche carriera già sa di chi parlo. E infatti Manu, proprio lui sto dicendo. Ok, prendiamo il torneo da 4 milioni, che se facciamo bene magari riusciamo anche a combinare qualcosa di bello. Non ci fermiamo per i giorni di allenamento. E andiamo a dare un'occhiata alla formazione, perché anzitutto moduli. Invece che giocare... Allora, di base il Bristol, come vedete, gioca con il 3-1-4-2. Toh, gioca con il 3-5-2 col CDC. Troppi centrocampisti. Voglio provare il 3-4-3. E non sarà però un 3-4-3 con le ali, bensì sarà un 3-4-3 con tre punte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, qui 6, 9, 20, 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Perfetto. Devo avvicinare di 45, scusatemi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 36, ho sbagliato a contare, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ok, benissimo, però magari li spostiamo indietro un attimino, 1, 2, 3, PD, 1, 2, 3, PS, ok. Ho sbagliato un attimino un paio di cose, perdonatemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, questa qua è la formazione con cui giocheremo, con un 3-4-3 per l'appunto, i tre difensori davanti al portiere, due centrocampisti centrali e infine due esterni e tre punte. Non saranno una punta e due ali, saranno tre punte proprio. Tre punti. Tre punti, tre punte. Usa il cazzo di 3-4-2-1. No, perché sono a T. Io voglio attaccanti proprio. Comunque. Grazie Gino per il nono, un bacione. Buonasera, oggi non rimango perché domani mi chiamano di scienze. Buono studio, bello. Sbammone di guariccione in chat per te. Allora. Come detto, 3-4-3, prendiamo il magico blocco degli appunti. Il magico blocco degli appunti su cui andiamo a segnarci i vari giocatori in ogni ruolo che vogliamo tenere. Allora, anzitutto fatemi fare questa cosa qua. Molto bene. Ok. I Rangers ci stanno. Ma sapete, è carino fare delle carriere in zone, campionati un pochettino diversi rispetto al solito. Però allo stesso tempo una gran rottura di cazzo. Cioè io l'ho fatto con gli Shamrock Rovers ed è una rottura di palle perché è tutto buggato, cazzo. Allora, abbiamo bisogno di tre portieri, sei difensori centrali, due esterni destri, due esterni sinistri, quattro centrocampisti centrali e sei attaccanti. Merda. Allora, punto primo all'ordine del giorno, staff primavera, è una punta, però magari non è una punta, è una punta, non è una punta, cosa sei tu? Sei un CDC, o un esterno a tutto campo? È un esterno? Perché, cioè, è molto buono in difesa.
A quel punto, fatemi dare un'occhiata. Allora, come sempre, andiamo su Sofifa e creiamolo. Così ci segniamo tutto quanto e abbiamo la certezza di come FIFA lo vede. Però come difensore centrale ce lo vedo nel caso, Tommy Stevenson. Allora, Tommy Stevenson. Giusto per capire chi è. Cross. È esterno, vero? Promuovilo e prendi, vedi dove prende il boost. C'hai ragione. Promuoviamolo. Che bello, cazzo. Non abbiamo un attaccante per una volta. Mi piace quando succedono queste cose. In effetti è il modo più veloce di vederlo. Allora, Stevenson. Togli Martin, va bene, per ora. A centrocampo, meno 2. Sulla fascia, niente. Il difensore centrale, più 6 prende. Spostiamolo difensore centrale. Che in realtà mi sta anche bene. 1,90 m, 90 kg. No, no, difensore centrale, assolutamente. Assolutamente. Quindi, buono. Allora, signori, diamo un'occhiata ai giocatori che dobbiamo prendere. In porta abbiamo Bentley, O'Leary e Wiles Richards. Wiles Richards fa cagare, ma per ora tanto è il terzo portiere, quindi va benissimo. Bentley giocherà titolare. Bentley, O'Leary. E infine Wiles Richards. Buono. Poi, difensori centrali abbiamo Kalas, Thomas Kalas, Tim Klose. Abbiamo Baker. Abbiamo Candy. Atkinson. Abbiamo Viner, Madonna quanti ne abbiamo. Viner, Towler. E infine abbiamo anche l'ultimo. Quello che abbiamo appena tirato su, cioè Mister Stevenson. Allora, piano di crescita. E intanto spostiamo la difensore centrale. Così impara bene. Allora. Al Bristol, ragazzi, delle magliette bellissime. Anche i portieri hanno delle magliette meravigliose. Vi dirò la verità, insieme al fatto che ci sono due giocatori che volevo prendere, di cui uno sicuro, ha delle bellissime maglie. Ed è stato grande, è stato molto utile. Dopodiché abbiamo centrocampisti centrali. Abbiamo Han Noah Massengo, che era per l'appunto il giocatore che volevo prendere. Massengo. Poi che abbiamo Joe Williams, che è giovane. Williams. Abbiamo King. Abbiamo questo Tyreek Buckinson, sembra interessante. Al massimo lo richiamiamo. Palmer. Sapete che Palmer, le avevo dato un'occhiata. Forse Palmer mi funziona meglio come esterno. Così come Scott. Non ricordo. Sì, mi funzionano bene entrambi come esterni loro. Minchia. Scott, secondo me. Allora, un attimo, Come ti chiami? Alex Scott. Fatemi vedere come rende da esterno. Perché secondo me Alex Scott. Avevo dato un'occhiata. Perché ovviamente me la sono studiata un pochettino. La formazione Scott, tra l'altro, è quello che ha il potenziale più alto in tutto quanto il Bristol. Mi piacerebbe tenerlo. E sì, come esterno di centrocampo guadagna un bel boost. Quindi Scott mi va a esterno. Sei destro o sinistro? Sei destro o mancino? Sei destro, quindi ti metterò a destra. Scott. Scott e Palmer invece. Vabbè, potevo anche uscire in altro modo. Sei destro anche tu. Ti segno intanto a sinistra, poi al massimo ti sposto. Ok. Benarus ha qualcosa in più. Lo potremmo tenere come centrocampista? Se lo diventa, altrimenti lo cacciamo in prestito e vediamo come torna l'anno prossimo.
Pearson lo darò via, probabilmente. In attacco ho un botto di gente assolutamente inutile, soprattutto considerando che due giocatori poi li andrò a prendere. Ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attaccanti. Ale. Allora, di questi 6 voglio assolutamente tenere Semenyo. Semenyo o Semenyo? Weimann lo possiamo tenere. Poi sicuramente, come detto, andremo a prendere Afimiko Pululu. Andremo a prendere l'uomo del mistero che ancora non ho rivelato. E... che altro possiamo tenere degli altri? Chris Martin non è un granché. Minchia, Naki Wells di Bermuda. Teniamolo, per ora. Come quinto, e poi me ne serve un sesto. Martin può farmi da sesto per un anno e poi lo diamo via. Sinceramente. E quindi gli altri tra Bell, Conway e Britton li possiamo anche mandare a fare in culo. Tenendo Martin per un anno, il prossimo anno ne prendiamo un altro. È lui, Manu, è lui. Ciao, Spidetese, grazie per il 23esimo, un bacione, bello. Spammone di tirle slow in chat per te. Allora, un attimo a consigliarmi i nomi, perché intanto stiamo studiando giusto la formazione e come la faremo. E terrei Martin come sesto, quindi, a livello di attacco, Stevenson sta già diventando difensore. Abbiamo Gianni in prestito allo Shrewsbury e glielo lasciamo. Abbiamo detto Bell, via. Conway, via. Britton, via. Scott Pearson, via. Loro due diventeranno esterni. Benarus, devo guardare cosa mi può diventare. Ah, O'Dowda. Callum O'Dowda. E Mancino. Ok, lo teniamo come esterno di riserva. O'Dowda. E grazie Exagonico per il 37esimo. Bentornato, bello, un bacione. Spammone di cuoricioni in chat per te. Big Tearless Loves. Danny Simpson. Danny Simpson è quello che giocava nell'Ester. Sì, è lui. Vabbè, tanto si ritira, ce lo teniamo. E quindi va bene. Non giocherà mai. Come altro esterno di riserva, a questo punto direi di spostare Tanner in avanti. Tanner. Ok. Danny Simpson ci fa la compagnia per un po'. In difesa, ha premesso che c'è un botto di gente, tra cui anche questo Taylor Moore in prestito agli Hearts. Allora, in difesa... ah, abbiamo anche Pring e Da Silva. Da Silva gioca già come esterno destro. Pring... hai qualche qualità buona, Pring? Corri. Allora, Pring lo metterei in prestito, perché magari torna buono. Mentre Da Silva lo adatterei a esterno destro, dato che già dovrebbe farlo senza problemi. Pring. Con Tanner che mi farà da jolly. Poi abbiamo appena detto, come detto, Kalas, close in scadenza tra 12 mesi. Lo teniamo e lo facciamo andare a scadenza. Baker, oddio, 30 anni. Candy, non me ne frega niente. Quanti centrali ho? Allora, sicuramente Stevenson e Kalas per ora rimangono. Atkinson lo facciamo giocare. 69, 22 anni. Viner lo teniamo. Close anche per ora. Me ne serve un sesto, che potrebbe essere Baker per quest'anno, finché Moore è in prestito agli Hearts. E quindi Candy e Towler se ne vanno. Ok.
48 settimane, ma ce l'ha già come secondo ruolo, quindi va bene. Quindi, piccolo ripassino al volo. Ah, devo guardare Benarus. Benarus. Puoi diventarmi un CC in relativamente breve tempo? No. Potresti diventarmi un attaccante, ma non me ne frega niente. Quindi, caro Benarus, ti do in prestito anche a te che se torni buono, il prossimo anno ti vendo per più soldi. E siamo a posto. Ho segnato Pring. Sì, ho sbagliato il nome da segnare. Volevo dire Da Silva, non Pring. Qua. Pring. Ok. Allora, quindi piccolo ripassino. Tre portieri, Bentley, O'Leary e Wiles Richards. Perfetto. Pring. Ma perché ho cancellato il nome Pring e l'ho riscritto? Ma sono scemo. Da Silva. Ok. Quindi Pring, diamo. Allora, Pring lo diamo in prestito e vediamo come torna. Da Silva è un esterno destro insieme a Scott. Dove sei, Scott? Dov'è? Piano di crescita. Esterno destro. Magico. E insieme a Tanner. Tanner, piano di crescita. Adattalo. Esterno destro. Cool. Poi a sinistra abbiamo il già presente O'Dowda e insieme a lui ci metteremo Casey Palmer, che però mi giocherà titolare. Benissimo. Dopodiché a centrocampo attualmente abbiamo Matty James, Hanoa Massengo e infine il buon Andy King. Ci manca un centrocampista centrale, quindi. Ci manca un CC. E poi come attaccanti abbiamo per l'appunto Wells, Wyman, Semenyo, Martin, Pululu e l'uomo del mistero. Perfetto. Ok, signori. Andiamo a cercare un po' di giocatori. Come detto, il primo sarà Afimiko Pululu. Benissimo, il secondo, come detto, è il famoso uomo del mistero. Ma prima di parlare dell'uomo del mistero, vi volevo dire che se avanzano dei soldi e riusciamo a fare uno scambio, io, il giocatore del Burundi, Yusuf Ndayishimiye, letto malissimo, lo chiameremo Yusuf, lo chiameremo Beppe, ma io quasi quasi. Vediamo, vediamo. Poi mi serve un centrocampista. Un centrocampista da affiancare a Massengo. Massengo Makengo? No, scherzo, Makengo ha già fatto il suo. Vi ricordo che non ho più di probabilmente 1 o 2 milioni da provare a prendere inserendoci giocatori. C'è qualche centrocampista svincolato? Qualche CC svincolato a cazzo? CC. Ah, c'è il classico Onni Valacari, ma non è un granché. Koulibaly mi sa che via in prestito dall'Udinese alla Salernitana. Rovella in prestito è comunque troppo scontato come nome. Akpro. Sturgeon, difensore centrale. Perché mi proponete esterni, sì, di calcio campo e centrocampisti? Allora, sì, grandi, Gravenberch con 2 milioni. Poggers, ragazzi. Avete capito tutto? Scarlett, dite. Cerchiamo Scarlett, che dovrebbe costare poco. È un attaccante. Torsby, cazzo. Non so perché, ma mi ispira Torsby. Morten. Sicuramente non costerà 2 milioni, è quello un po' il problema. Allora, aspettate, è che Manu è l'uomo dai consigli magici. Bodo Glimt. No, è campionato sbagliato. Come cazzo si chiama il campionato? L'Elite Serien. Bodo Glimt.
Centrocampista centrale. Manu è l'uomo dei consigli magici. Però devi dirmi quali. Perché... Saltnes. Ulrico Saltnes. E Vetlesen. Ok, diamo un'occhiata. Ulrico. Varga che è forte e svincolato, ma lo so, raga, però mi sembra stupido. Viktor Kovalenko non conosco. Kovalenko. COC, a me serve CC più che altro, eh. Ah, ed è pure in prestito allo Spezia, quindi no, non serve a niente. Purtroppo. Fatemi vedere, bravi, stavo per dire, c'è qualche giocatore tra i prestiti che magari possiamo prenderci con una clausola di riscatto a tipo 1,2 milioni? Faisal Bettash, Hesketh, Oakley Booth. Non mi sembra ce ne sia uno buono manco per il cazzo. Ivan Olivas. Oh, cazzo, giusto perché fa Olivas di cognome. Cioè, ci sono due. Kiko e Ivan. Cioè, Ivan non esiste. Vojodice? Non esiste. Ascolta uno stupido, prendi Frendrup. Morten Frendrup. Dal Genoa, ok. Muite? Non c'è. Sto cercando cioè è davvero uno che si chiama Memetti. No, non c'è. Mi spiace. Ciao Pagaz, grazie per i 4 anni di resub. Madonna, 4. Un bacione, spammone di Tearless Love. Bohinen, Emil Boinen. Ah, ma in prestito alla Salernitana, non lo posso prendere purtroppo. Almada l'ho preso 1000 volte. Zakarian non è un CC. Styles sono sposti da Asa a CDC. Harry Styles. Ups. Potrebbe essere già leggermente più costoso del previsto. Share dello Spezia. Do you believe in love after love? Do. Romano Schmidt del Werder. Busio del Venezia. Bello Gianluca Busio. Busio sembra interessante. Prima o poi lo volevo provare in una carriera. Quindi segniamocelo. Non lo so perché c'è già Massengo CDC. Baturina, raga, lo conosco. Oh mio Dio! È vero, Pagaz con il badge viola! Madonna. Sainz. No, Sandro no. Alexandro proprio no. È Giacomo o Guglielmo? Giacomo, mi sa. Frendrup, raga, l'avete proposto in 1000. Cioè, me lo segno. Teio del Benevento, niente. Ma anche se non è sopra i 25, Jensen. Anche se non è sotto, non è importante. Non ho mai detto che voglio un giocatore sotto i 25. Sarà Fredrik Holdrup. Ah, c'ho lo staff impegnato. Allora, smettila di seguirmi, Kovalenko.
E smettila di seguirmi, l'uomo alla Salernitana. Boinen. Ah, però vedi, Jensen ha anche la clausola di 1 milione. Che nel caso... Ah, fatemi vedere chi ha trovato, chi ha trovato i miei osservatori. Seguendo meno in questo periodo che se ne rappresenta tanto per me, la sabbia obbligatoria, ti voglio bene. Un bacione, Pagaz, un bacione. Ti si vuole bene. Allora, centrocampisti, che hai trovato? Paris Magoma. Ah beh, Chong, quello dello United, a parte che è esterno, ma no. Matty Daly, non mi sembra un granché. Un canché. Tavio Kwaku d'Almeida. Ok, fermo, bollo. Giusto perché non so pronunciare il nome. Ugo Cucuo. E poi direi che abbiamo finito con l'osservazione di questi giocatori, perché devo anche dare la possibilità di... Eccolo qua, Leslie Ugo Cucuo. Sarà lui? Grande, Leslie. Grazie, Stefino o Stefino, per la sub col Prime, un bacione. Spammone della sub in chat per te. Di cuoricione in chat per te. Signori! Bon, basta proporre nomi, perché abbiamo abbastanza centrocampisti. Ne prenderò uno tra quelli che avete suggerito. Grazie a tutti quanti. Molto bene. È stato un piacere. Stop ai nomi. Quanto ho di budget? 8 milioni. Devo prendere 2 attaccanti e un CC. 2 attaccanti e un CC, più magari tra le vendite e un pochettino, e il torneo estivo, riusciamo a prenderci anche un... Anche magari andiamo a cambiare uno dei difensori se avanzano soldi. Ora, stop ai nomi. Nico, porca puttana. Vai Pagaz, suggeriscimi un nome per l'attacco e vediamo se è quello che ho in mente io e che voglio prendere da affiancare a Pululu e Semenyo per l'attacco. Accetto solo quello di Pagaz, perché è al quarto anno di Resub. Non vorrei dire il quarto anno di Resub. Marco Lazetic potrebbe essere interessante, ma io purtroppo avevo già in mente un altro attaccante. Segniamocelo, che magari come attaccante di riserva lo possiamo prendere. Perché signori, l'attaccante che affiancherà a Fimiko Pululu e il buon Semenyo sarà proprio lui, la punta del Genoa, il buon Kelvin Yeboah, a rappresentare l'Italia in questa squadra. E c'ho gli osservatori impegnati, porca puttana. Kelvin Yeboah. Allora, quale tra questi giocatori mi ispira di meno? Saltness, avete detto che è molto buono. Share. Devo decidere chi togliere. Ah, togliamo Lazetic. Giustamente. Inizio osservazione. Ragazzi, Yeboah è italiano. È tipo uno dei giocatori italiani che ha fatto più gol nel 2021. Tra l'altro. Ok. Fahrenheit Yeboah. Nico, è che sei mod. Ma porca puttana quanto ti voglio bannare. Ok, allora... Per il resto, devo un attimo vedere se tutti quanti i giocatori sono a posto con i piani di crescita, così non ci dimentichiamo. Daniel Bentley va bene. Max, crescimi come cazzo ti pare. A me non frega una sega. Tu, Harvey, fai schifo al cazzo. Cameron Pring, ce l'ho in lista trasferimenti. Cambiamoglielo lo stesso. Da Silva, esterno destro. Thomas Kalas... può starci. Team Klose. Ecco, Klose, siccome è anche in fase calante, devo mettere quello che lo rallenta il più possibile. Perfetto. Se riusciamo a prendere in Diashimi in cambio, sono contento. Nathan Baker a casaccio, tanto non cambia assolutamente niente. Robby Candy. Can. Rob Atkinson mi giocherà titolare. Giocami libero. Vinder, Vinder, sapete che però cresce un po' di più Vinder. Forse giocherà Vinder. Tu sei in vendita. Danny Simpson. Amen, tu sei andato.
Ecco, Matty James, tu sei CDC, io ti voglio CC. 2 settimane, easy. Mass and Go, 13 settimane, CC, buono. Joe Williams, ma aspetta. Ma sto Matty James? Non ho segnato James. Ah, allora posso vendere uno tra King e James. Vero? James, Mass and Go, Williams e King. Sì, facile che sia King tra i due. Ragazzi, è il Bristol City la squadra. Anche tu diventami CC. 40 settimane per andare... Madonna, oh, che palle, fra. Mi sembra così difficile. King, tu va bene, uguale. Tanto ti venderò, probabilmente ti userò come pedina di scambio. Benarus, ti do via in prestito, se qualcuno ti vuole. Voi siete già in allenamento. Sam Person, tu sei in vendita. Britton anche. Tommaso, a caso, Ok, Naki Wells. Rapace. Weiman, Weiman è un po' al picco, mi sa, purtroppo. Semenyo è uno di quelli che cresce parecchio e su cui voglio puntare. Chris Martin, lui è in discesa, ma tanto non lo rinnovo, mi fa da sesta punta, non dà fastidio a nessuno. Tu diventi difensore centrale, perfetto, ok. Bene, sistemato tutto quello che dovevamo sistemare, diamo un attimo una mini adagiata alla formazione. Close, fuori dal cazzo, mi deve giocare Viner. Stevenson, sei mancino e quindi giochi a sinistra. Perfetto. Poi... ah, giustamente, gli esterni saranno da un lato Palmer, dall'altro Scott, con Da Silva che mi fa da riserva, e accanto a Mass and Go... vabbè che andrò a mettere l'altro uomo, però per ora mettiamoci Williams o James. So che Williams è leggermente più giovane, ma va bene. In porta Bentley e punta centrale, vabbè, tanto verranno cambiate le punte, però per ora mettiamo Naki Wells. È buono così. La panchina la sistemeremo poi con calma. Sì, visto che ha 5 di debole, viene metto al centro. Non ho un altro mancino, Khan. Sì, se no l'avrei messo al centro, però non ho un altro mancino, quindi metto quello più lento semplicemente al centro. Ok. Beh, signori, avanziamo un attimo sperando di far bene nel torneo estivo, perché ho bisogno di soldi. Cioè, so che suona male da poveraccio, ma io ho bisogno di soldi. Mi sto guardando attorno. Entusiasta per il futuro. Poggers. Ok. Le ali col piede invertito ci stanno. Infatti Pululu mi giocherà... ah, aspetta, Semenyo, tra l'altro, deve andare a sinistra per questo motivo. Pululu gioca a sinistra, Semenyo a destra. Perché così rientrano. Anche se non sono ali, sono punte. E Yeboah al centro. No, Siumete, assolutamente no, non è uguale perché lì hanno gli AT. Gli AT hanno... cioè, dovrei trasformarli in AT affinché rendano bene. Ed è stupido quando sono ATT perfetti. E quindi non cambia nulla di fatto. Però l'ho dovuto fare custom la formazione. Simuliamo e speriamo bene. Naki Wells con l'1-0. Magia. Magia con una delle migliori squadre in Belgio. Vinciamo contro i Viking e ci siamo. Offerta per il trasferimento di Rob Atkinson. No, Atkinson lo devo tenere, vero? Eh sì. È rifiuto offerta. Cioè, ti avrei dato qualcun altro. Ho 16 giocatori in vendita. Vai su quello non in vendita, figa. Ok. Andiamo contro il Viking. E perdiamo ovviamente dal Viking. Ma come Brecalo? Sarà un altro Brecalo, immagino, spero. Sai che non ho guardato in effetti? Però. Ok, siamo tutti a 3 punti. E dobbiamo vincere contro il Linz. Allora, Lewis Britton. Allora, non me ne faccio niente di Emanuele Ogura. Però possiamo trattare.
Rimuovi scambio giocatori, rinegozia, guarda. 600k ed è tuo, Gigi. Non ho bisogno di giocatori. Figa, rimuovi, rinegozia. Voglio soltanto soldi. Non lo voglio. Ti ho già detto che non lo voglio. 550. Oh, che cazzo. Stupido Norgelland. Intanto vai, ma no, perché mi serve, rifiuta. Ma raga, sarà un altro Brecalo, cioè, tranquilli. Proprio c'ha dei giocatori. No, lui mi fa cagare. Deve togliersi dalle palle tantissimo. Via, proprio l'ho depennato dalla lista. Allora, fatemi segnare che ho messo in vendita. Ho messo Candy. Ho messo Towler. Ho messo Bell. Person. Conway. Pring. Ah no, loro sono i via in prestito. Britton, semplicemente. Britton. E poi ho per l'appunto Pring e Benarus. Come prestiti, va bene. Ok, avanziamo. Ah, simuliamo contro il Linz. Ti prego, fate la vostra. 3-1. Wells o Dauda? Wells. Wells dalla panchina sarà un ottimo giocatore. Wells e Weimann. Ok, offerta per il trasferimento di Candy. Ho mangiato stasera? Ancora no, tra l'altro. Quindi... perché non vuole... Ah, la Real Sociedad B. Non ho ancora mangiato, quindi prima o poi mangerò stasera. Più che altro è che sono andato a mangiare sushi con Claudia oggi. E come sempre quando andiamo al sushi, non dico che ci si sfondi, ma si mangia tanto. Vabbè, vaffanculo, va, per 70k, se non me li vuoi accettare, tientelo. Quindi prima o poi mi fermerò 5 minuti per mangiare, circa. Ok. Altra squadra belga, il Mechelen. Sono la squadra morta, perderò. Wells Palmer. E siamo in finale. Guardate che per me è ottimo arrivare in finale, perché ci becchiamo un botto di soldi. E giochiamo contro il Charleroi, che era nell'altro girone. Possibili cambi di ruolo per Giacomo. Mattia Giacomi. Ok, quindi quello che devo far giocare è Williams, è quello più giovane dei due. Ok, qualità. L'importante è saperlo. Quelli che ho in prestito li lascio in prestito, perché si sa che crescono un botto stando lì. Quindi va buono. Supporto che impari a difendere un attimo, perché mi serve. Qualcun altro ha imparato a crescere? No. Per ora no. Britton venduto. Ok, Britton fuori dal cazzo. Che si fa, ragazzi? Nuova carriera abbiamo iniziato oggi. Avevo voglia di giocare a FIFA, quindi iniziamo una nuova carriera. Thomas Kalas per 2 milioni. Ma sai che? Thomas Kalas non è Kalas. È Close quello che devo cacciare per 10 scimmie. Stiamo a vedere. La caricherò su... Sì, questa qua forse la caricherò su YouTube addirittura prima di quella con gli Shamrock. Quindi stiamo a vedere, però con molta calma. Simuliamo? Semenyo Weimann, signori. Jackpot. 4 milioni in più di budget che sono vitali. Come si suol dire, di vitanza in portale. Fucking vitanza in portale. Grazie mille. Ho un giocatore di 65 di prese ed è rimasto a caso, ma sai spiegare? Gabri, non ho idea di come funzionano i prestiti, ma so che ti crescono un botto i giocatori, quindi accettalo e basta. Prendilo per buono. Ok, 17 resoconti finali. Benissimo. Andiamo a fare gli acquisti. Allora, acquisto numero uno da fare. Acquisto numero uno da fare. L'unico e inimitabile. Offerta per il cartellino. 2 milioni e 8. Greuther Fürth. Vuoi Palmer?
2.850.000 Greuterfurt. E Pululu c'è. E Pululu c'è. Perché non è al Basilea? Perché il Basilea l'ha venduto al Greuterfurt. Ruolo squadra importante. Durata contratto. Dai, fai 5, Fimico. Niente clausola rescissoria. Stipendio. Ti do 10k. No, non 900 milioni. Fra. Più. Non 900 milioni di bonus all'ingaggio. 150.000. Buono. E signori, Affimico Pululu è tornato. Non avrà la fascia di capitano al braccio. Questo assolutamente no. Ve lo dico già. E poi andiamo a prendere il nostro secondo giocatore, Kelvin Yeboah. Offerta per il cartellino. 1, 2, 3 milioni e 8. Ti va bene, Genoa? Quanto vuoi? Genoa vuole 5 milioni e mezzo per Yeboah. Allora, no, altro scambio. Più che Scott, ho qualche giocatore che può servirti. Tipo Baker, no, Baker l'ho segnato come giocatore che mi serve, sì. Team Close, l'ho segnato come giocatore che mi serve. Devo liberarmene prima che sia troppo tardi. Ali. Perso, non lo prenderà mai. Centrocampisti. No, Benarus, no. Terzini. Ti serve Pring. No, aspetta, Pring no. Proponi altro scambio. Difensori centrali. E non ho giocatori buoni da darti, fra. Fanno tutti cagare i miei. 4 milioni e 8. Buono. Very nice. Potevo forse chiedere anche un po' meno. Intorno ai 4 e mezzo me lo portavo a casa. Ruolo squadra, importante. E lo accetta. Contratto 5 anni. Bravo Kelvin. Clausola rescissoria, accetta. Stipendio. Ho dato 10k a Pululu, tu ne vorrai 12. Più 200.000 d'ingaggio. Va bene. Forse ho esagerato col bonus d'ingaggio, ma sti cazzi. Il che mi lascia con quanti milioni? Piano che c'ho un budget stipendi esagerato. In realtà sapete che con 7 milioni ma le clausole non le voglio mettere, raga, non mi piacciono. Voi dite sì, ma poi non lo vendi. E io vi dico, avete ragione, però non mi piace metterle. Devo decidere chi prendere a centrocampo. Premesso che Jensen neanche l'abbiamo guardato ormai. Thorsby mi sa di troppo forte. Saltnes potrei prenderlo. Abbastanza cazzuto. Non è male. Frendrup sicuramente è meno shaped. Roccia. Roccia. Vetlesen è ancora tanto acerbo. È molto mediocre un po' in tutto. Styles, idem, stesso discorso. Scher sarà ancora peggio. Ugo Chukwu anche. Devo decidere chi prendere tra Gianluca Busio, Frendrup e Saltnes. Roccia, carisma, regista, leader. Tu cosa sei invece, Morten? Tu sei una roccia. Busio a classe invece, Gianluca. Lo so. Forza e attività. Ho bisogno di qualcuno che difenda anche abbastanza bene, Quindi contrasto, scivolata. In realtà siamo più o meno lì, In realtà siamo più o meno lì. Frendrup è quello più difensivo. No, in realtà sì, è quello leggermente più difensivo,
Quello è vero, Teo, però considera che la championship è considerata di più rispetto a molti altri campionati. Busio ha 9 anni in meno, true, ma non necessariamente voglio prendere un giocatore... Beh, oddio, in realtà avrebbe senso prenderlo giovane. Passaggini, come stiamo a smistare la palla? Passaggio lungo, corto, non male. Meglio di Busio. Oddio, sono lì in realtà. Anzi, Busio è meglio. Lettura difensiva 68, 64. Allora, sapete qual è il discorso? Giocando con un 3-4-3, io ho bisogno che i due centrali siano decenti difensivamente. Busio non lo è. Busio è un po' più offensivo come giocatore. È più tendente all'essere un COC che un CDC. E io ho bisogno di un giocatore più tendente all'essere un CDC. Dipende chi serve, se il compagno di parte è più difensivo. Mi sa che Massengo ce li ha i piedi. Perché giocherebbe con Massengo, eh. Ah, ma in tutto questo io mi sono dimenticato di mettere in vendita King. No, non prestiti. Dovevo guardare Massengo. Dove cazzo lo vedo qua? Massengo. Massengo è abbastanza buono difensivamente. Cioè, Massengo è letteralmente la copia di Frendrup. A guardarlo, è letteralmente la copia di Frendrup. Forse tira un po' peggio. Ma come cazzo hai fatto a vincere la Champions con una squadra irlandese? Figa, io non ce l'ho fatta. Ma tanto devono diventare tutti CC, non è quello il discorso. Allora, premesso che Massengo è letteralmente la copia sputata di Frendrup, io direi di togliere Frendrup. Allora, Saltness è più... Allora, l'unica differenza è che Ulrico è un pochettino più pronto. Busio cresce di più. Tutto qui. ...75 di dribbling e 40 di tiro è letteralmente Orsolini. O non infangare il nome di Ricky. Sapete qual è il discorso? Proprio perché... Busio è un nome iper conosciuto e tutti quanti me lo propongono. Mi viene da pensare che un sacco di gente l'abbia già preso in svariate carriere. Non so quanti abbiano preso Ulrico Saltness. In tutta sincerità. Non lo so, sono indeciso perché Busio sarebbe la scelta ideale per il futuro. Saltness sarebbe quella per i... Vabbè che è una carriera che dura 3-4 anni. Saltness può crescere un pochettino, ma non troppo. Posso dire... Allora, il fatto è che non so se fidarmi di Manu, perché lui mi ha consigliato Emmanuel Sabbi, che ha fatto la giga differenza, ma mi ha consigliato anche Lane, che ha fatto cagare. C'è un unico modo per deciderlo. Fanculo, o giù. Allora. Signori. Prenderò questo burattino arnese Humpty Dumpty. Carta di Yu-Gi-Oh!
No, non posso decidere con un testa o croce. Ma che N'Golo scorso anno, è vero, è vero, è vero. Saltness è più pronto. No, il sondaggio lo so che vince Busio. Busio mezza stagione lo supera, vero anche quello. Non lo so. Oh, raga, ma se vi baitassi e prendessi India e scimmie da mettere accanto a Massengo? No, perché ha bisogno di qualcuno che sappia anche tirare. Perché potrebbe capitare. Letteralmente tirano allo stesso modo. Un po' meglio Saltness. Allora, state a sentire. State a sentire. Io prendo Saltness. Lo provo mezza stagione. Se mi fa cagare, lo impacchetto per mandarlo al Venezia per Busio. Proviamo. Proviamo. Allora. Andy King più 4 milioni. Intanto grazie Marco per il nono, un bacione. Le carriere quelle belle. Abbastanza, dai. Abbastanza. Si spera. Un bacione. Tanti cuoricini in chat per te. È tempo perso? Ma non necessariamente, ragazzi. Non è necessariamente tempo perso. Sono letteralmente 6 mesi barra un anno. Se vediamo che non ci piace Saltness, facciamo sempre in tempo a mandarlo via, ripeto. 2 anni di contratto, dai, Ulrico. Bravo. Invece che uno, poi è un casino. Niente cosa. Vuoi 22? Grazie Lorenzo per la sub col Prime, un bacione, bello, un bacione. Spammone di Tearless Love in chat per te. Allora, soprattutto togliamo il bonus per i gol. E zio, più di 20k non te li posso dare, ok? Che sei il mio miglior giocatore, ma... Freniamo, 23. Vabbè, va. Buono. Anche quanto mi rimane? 3 milioni e mezzo. Oh, raga, io ci provo. Io ci provo. India e scimmie. Scambio giocatori. Difensori centrali. Team close. E ti do 3 milioni. Per Yusuf, per Beppe. Vuoi 6 milioni? Guarda che avevo offerto 3. Milioni e 8. Proviamo ad avanzare. 6. No. Terminiamo la trattativa. Vendiamo tutti gli altri che ho in vendita. E poi al massimo ci torniamo su in 10 scimmie. Ok, quindi andiamo a sistemare la squadra. Grazie a Afap per il secondo, un bacione. Tanti cuoricioni in chat per te. E ora dentro con la sistemazione ufficiale, official trademark della squadra. Afimico Pululu, vieni che mi giochi attaccante. Saltness, vieni ad affiancarmi in Makengo. Comunque no, cioè il... Quello che ha detto Nico è una cosa giusta. Nico Speck e Bri. Ci crediamo che Busio magari è anche meglio, ma qua facciamo squadre esotiche, mica le solite fotocopie. In effetti è abbastanza vero, nel senso che tendiamo a fare e a costruire squadre leggermente diverse rispetto a quello che magari uno andrebbe a creare di base
su FIFA. Perché? Perché è la quinta carriera che facciamo. Non sono l'unico che fa carriere, anzi, cioè ci mancherebbe altro. Mi sembra stupido andare a prendere gli stessi giocatori che prendono tutti gli altri. Tutto qua è giusto per essere un pochettino diversi dal normale, dal solito. Per fare le cose diversamente dalle giuntui. Tutto qui. Ok. Close? Assolutamente no, non lo voglio. Il board di Throw Dauda. Ma sì, con un... con tanto di terzino che magari dà una mano. La panchina a 7 va bene, poi chi devo tenere? Allora, Baker c'è, Close c'è, Atkinson e siamo a 6. Va bene. Piani crescita, quelli nuovi, adesso andiamo a prendere. Tanner è da tenere, James è da tenere. Candy è da dar via. Madonna, quanta gente ho in vendita? Vabbè, Simpson è da vendere. Quindi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Sì, ha senso. C'è Tanner di troppo insieme da Silva o Dauda. Ok, no, no, è giusto, è giusto. E gli altri sono tutti... Ah, il terzo portiere, giustamente, che mi fa da divisorio. E poi tutti gli altri sono in vendita. Person, anzi, Candy, Towler, Bell, Conway, Person. Con Benarus e Pring via per i prestiti. Ok. Allora... tattiche, però la lasciamo equilibrata, equilibrata. Che squadra è, ragazzi? È il Bristol. Il Bristol. Poi ti consigliamo io altri sub, gente strana e meme, come se volessi anche consigliare Busio. No, ma esattamente per... Ma Manu, ma guarda che lo apprezzo il fatto che mi vengano suggeriti nomi un po' diversi dal solito. Infatti, anche prima, quando stavate suggerendo nomi, c'erano un sacco di persone, di giocatori che avevo già sentito nelle vecchie carriere. Non mi andava semplicemente di... Minchia, profondità 60 a tua mamma. Non mi andava di prenderli di nuovo. Ecco, mi sembrava scemotto, semplicemente. Tutto qui. Poi ruoli. Capitano Massengo. Ragazzi, il capitano di questa carriera non sarà Pululu, non sarà il giovane della primavera, sarà Han Noah Massengo. Punizione corta. Madonna, Pululu 30 sulle punizioni. Sì, Scott è il migliore. Ah, cazzo, in realtà no. Il migliore è Palmer. Pulizia da lontano, va bene. Rigori. Tira Fimico, non me ne frega niente. E gli angoli lasciamo anche a Palmer e Scott. Va bene. Chi è il giovane della primavera? È Stevenson, ragazzi. Il centrocampista a sinistra. Il centrocampista, il difensore centrale a sinistra. Ok. Va bene, ci siamo, signori. Io ho la mia squadretta. Avanziamo, aspettiamo di vendere un po' di giocatori. E poi magari ci liberiamo di un po' di gente. Allora, il Trabzonspor vuole Pring col diritto di riscatto. Delega, prestito secco, perché come sempre dico, non si sa mai. Weimann, rifiuta offerta. A 3 milioni non sarebbe stato male. Va bene. La Championship inizia prestissimo, anche perché sono tipo... 46 partite, quindi è normale. Ok, ha accettato il prestito. Secco, un anno, va bene. Massengo all'Inter, ma attaccati al cazzo. Stevenson è cresciuto, cioè può diventare DC. Madonna quanto sale. Ah, i piani. Ragazzi, guardate che rende meglio come difensore centrale, Cioè, 71 più 6. Gioca come un 77. Che bello è lo stemma della squadra al centro della maglia. Lo adoro. È bellissimo. Allora, chi abbiamo preso di nuovo? Ah, Stevenson l'abbiamo già sistemato, vero? Poi... abbiamo preso... Fimico Pululu, che mi deve diventare ATT. Benissimo, abbiamo preso Saltness, che cresce parecchio in realtà. Sì, più lentamente di Busio, ma cresce parecchio. Palmer sta già facendo. Conway, Bell. Ah, è giustamente, semplicemente Kelvin Yeboah. Yeboah mi deve diventare... deve imparare a tirare bene. Finalizzazione, posizionamento, attacco. Uff.
forse Rapace perché sta al centro dell'attacco. Da attaccante difensore come Nesta, come Materazzi. Ma raga, ma un botto di gente, eh. Un botto di gente ha fatto quel cambiamento. Ho dei contratti da rinnovare. Allora, Bentley sicuro. Martin e Close. Guarda che di Close ce ne liberiamo. Simpson si ritira. Candy lo vendiamo. Odauda magari lo rinnoviamo. Quindi è giusto il portiere e Odauda da rinnovare. Perfetto. Ciao, Mumi. Ma che cazzo? Ma sei scemo? Ma tu sei una stupida. Vieni qua. È una scema. Vieni a salutare le persone. Mostro. Mostro, grazie Casini per il 41esimo, un bacione, spammone di Theorless Loves in chat per te, tanti quelli sono in chat. Ah, giustamente, c'hai ragione, Khan, mi ero dimenticato. Spammone di Theorless Loves in chat per te. E grazie anche al Mugellano che non ho ringraziato perché non l'ho sentito. Grazie a tutti quanti, belli. Buffon non era attaccante, era centrocampista. O comunque per il prossimo anno c'è questo Tyreek Bakinson che se cresce bene giocando all'Ipswich. Lo potrei tenere così come Moore. Quindi abbiamo un paio di giocatori in prestito. Loro due, più che Gianni ed Edwards, che potremmo anche davvero considerare di tenerci in squadra per gli anni a venire. Stiamo a vedere. Qualche offerta per i giocatori di cui me ne frega qualcosa? No. Casey Palmer. Dal Colón di Santa Fe. Sicuro, frate. Sicuro. Ah! Una cosa al volo. Ma come Hernan Crespo? scusate, l'ho visto al volo. Ma come Hernan Crespo? Fra messicano, però va bene. E Joshua Dodd. Lasciamoli lì, tanto fan cagare, se ne andranno prima o poi. Hernan Crespo. Difensori da tenere d'occhio nel 2021. Il City. Letteralmente il City. Cos'è che volevo fare io? Ah, poi dovrò ridare i numeri prima di iniziare a giocare le partite, va bene. No problema. Pring in prestito, offerta per Baker. Ma ho altre 16 persone sul mercato. Candy ha rifiutato l'offerta. Roberto, vaffanculo. Ok, avremo la prima partita contro il Blackpool. Naki, ci penserò. La scelta del capitano, Urik Saltnes. No. Sarà il compagno di reparto. Massengo. Allora, portieri. Il primo con l'1, il secondo col 12, il terzo col 13. Mi piace. Poi, difensori centrali, che abbiamo? Kalas col 22, Atkinson col 5, Tommy Stevenson con il 15 di Barzagli. C'è libero il... Ma intanto teniamolo, il 15 va bene. Poi centrocampo, ecco, Massengo col 4 per me, col 42 per me non si può vedere. E infatti gli volevo dare proprio il 4 che è libero. Minchia, tutti i capitani con la 4. CR4, Christian Russo aveva... era il capitano. Ah no, c'era il 10 Brown. Poi Pululu con la 7. Ma sapete che non ci sta male Pululu con la 7? No, però... Va bene tutto. Ma non posso non mettere la 10 ad Afimico. Non posso non mettergli la 10 ad Afimico Pululu. Poi che abbiamo ancora? Ulrik Saltnes. Che numero ha Saltnes? Ulrik Saltnes. Transfermarkt. Ha la 14 al Bodø/Glimt. È libero? Ce l'ha Weimann. Vabbè, ci sta, dai, a Weimann diamo la 7. Se non metti la 45 a Yeboah. Perché la 45 a Yeboah? Madonna, ma ce l'ha già Casey Palmer. Madonna, che numeri brutti. Scott. Che numeri abbiamo, liberi? La 16... La 23, dai, più che la 36. Al Genoa la 45. Ma c'è già occupata la 45. Il 45 è il numero che mi piace, mi ricordo a Balotelli. Martin, mi spiace, ma te cambio il numero di maglia. Tanto te ne andrai dalle palle tra poco, quindi...
Oh, ragazzi, Yeboah io vorrei quasi darla 9. So che è scontato. Se no... Però, cioè, avrebbe perfettamente senso la 9 su Yeboah, no? Le altre ragazze sono occupate da giocatori che già sono in squadra, cioè... Non la 2, la 2 c'è la Simpson che si sta ritirando. Quando si ritira il prossimo anno, prenderemo un altro attaccante di riserva al posto di Martin e quello lì probabilmente avrà la 2 perché sarà il sesto attaccante, farà schifo, sarà la gigameme della carriera, quindi non preoccupatevi. Quello va bene, gli altri se ne stanno andando dalle palle. E via. Per il resto ci sta più che altro perché sono i loro numeri. E se sono i loro numeri non glieli voglio togliere. Certo, i giocatori tipo Conway, Bell, insomma. A quelli che hanno già il numero, a meno che non ne stiano occupando uno che voglio dare a uno dei miei giocatori, non glielo tolgo semplicemente dalla schiena. Tutto qua. Tutto qua. Va bene. Dai, ci siamo, signori. Prima di campionato andremo a giocare contro il Blackpool. Prima di farlo però, pausa bagno. Vado a pisciare di brutto, torno e facciamo la nostra prima partita. Rieccomi back! Hello! Scusatemi, più che altro mi aveva scritto Claudia per chiedermi una cosa, allora sono un attimo sceso per vedere di cosa avesse bisogno. Minchia, supermercato Lazio? Supermercato Lazio? Perché sto dicendo supermercato Lazio? Per questo motivo qua. Milinkovic-Savic al PSG per 103 milioni, Immobile al Bayern per 82. Sì, cracco, succede spessissimo. Infatti li banniamo e basta. Poi sono quelli che vengono a chiedere di essere riammessi perché pensano di far ridere, ma non è così. Mendy al Piemonte Calcio, Saka al Borussia. Meh. Spinazzola al Real, Muriel all'Arsenal, Di Lorenzo al Liverpool. No, scusate, ho detto supermercato. No, ho detto supermercato Latium. No, no, è supermercato Serie A. H, tutti quanti li siamo. Belotti al.
Ah, giustamente, serviva un vice Phil Foden, no? E Kramaric va sempre al Milan. Luis Felipe alla Real Sociedad. Busquets al PSG. A caso. Dalot al Dortmund. Ilicic al Borussia Mönchengladbach. Perisic al Brighton. Mertens all'Atalanta. Ma tutti, cioè, vabbè. Quadrato al Barcellona. Dodò dell'Albero Azzurro. Pog, non sapevo che giocasse a calcio. Incredibile. Bebù. Minchia, Bebù è bastardo. Bebù, quando ci abbiamo avuto contro, lo segnava sempre. Ok. Signori. Andiamo a giocare la nostra prima partita ufficiale con il Bristol City. Utilizzando il nostro 3-4-3. Bentley, Stevenson, Kalas, Viner, Palmer, Saltnes, Massengo, Scott e davanti il trio delle meraviglie. Semenyo, Yeboah, Pululu. Come renderà? Non lo so. Probabilmente male, perché giocheremo a leggenda in questa carriera. Io non ci so giocare a leggenda. Soprattutto con la difesa 3. Sarà una gran merda, credetemi. Va bene. Signore e signori, buonasera. Benvenuti allo Stade Municipal. Ecco, magari il prossimo anno gli diamo il nome giusto allo stadio, vero? Le maglie fanno un po' cagare, perché, cioè, prende, sono complementari, ma staremo a vedere come va. Intanto cominciamo subito con il pallone a cercare Palmer, che rientra sul destro. Niente, come non detto. Peccato. La bettina, è vero. La bettina. Ho aggiunto il marcatore. Avvia il pronostico. Allora, cosa facciamo? Ah, hai fatto chi vince? Va benissimo, Ele. Perfetto. Facciamo intanto come prima la bettina per chi vince. Poi magari nelle prossime partite facciamo delle bet più specifiche. Quindi tipo doppietta Yeboah, reti inviolate, tripletta Pululu, gol di Massengo, cose di questo tipo. Ma per la prima ci sta a fare la bet semplice. Pululu allarga per Scott. Ok, devo capire un attimo come scendono in campo le squadre. Come mi scende in campo la squadra, perché non mi è ben chiaro. Yeboah quasi la porta via. Sono il Blackpool. Quegli altri mi piace, però, comunque, per la bet. Debutto giocatore. Ah, solo. No, ma che cazzo. Cazzo, che voragine difensiva. Vantaggio Blackpool al minuto numero 9 con l'Avery. Sì. Non l'abbiamo seguito. E il gol è giusto. Cioè, libero a centro area. Devo abituarmi a giocare a leggenda. Non ce la posso fare. Ve l'ho detto, però. Non lamentatevi, non dite che non l'ho detto. Perché è stata una delle prime cose che ho fatto notare. Che a leggenda farò fatica perché non ci so giocare. E siccome me lo avete chiesto in tanti, proviamo a giocare a leggenda. La prima stagione sarà di rodaggio. Ve lo dico. Bravo Bentley. La prima stagione sarà di rodaggio per capire un attimo come gira la squadra, come se la cava. Poi le cose miglioreranno. L'Avery. Palla per Bowler. Tocco indietro, ancora l'Avery. Bowler. Bravissimo. Sì, se pareggio vi vengono rimborsati i punti tutti quanti. Anderson dalla bandierina. Col destro uscire, spiovente in mezzo. Non la colpiamo. Ma Pululu libera l'area. Semenyo. Bravo Semenyo. Però non riesco a fare i passaggi come sono abituato a fare. Kyog. Bravo Massengo. Ci mette il piedino. Pululu. Lungo a cercare Scott. Tienila. Ah, peccato Fimico. Ah no, il Bristol è in Championship. È anche una bellissima maglia. Danny, grazie per la sub. Un bacione, bello. L'ho vista adesso, ovviamente l'hai fatta mentre ero in bagno. Tanti cuoricioni in chat per te, gentilissimo, un bacione. Semenyo ci prova, è certo, dai 25 metri. Ma che bello, tirlo su Guardiola. Che squadra tifo? Nessuna. Nessuna squadra, io sono completamente neutrale quando si tratta di calcio. Simpatizzo tanto per il Südtirol, che è la squadra della mia città. Cioè Bolzano, ma non è che tifo nessuna squadra in particolare. Bravo Yeboah. Ecco, Yeboah scende troppo. La cosa non mi piace. Però c'è Pululu libero davanti. A Fimico. Punta Kyog. Entra in area Fimico.
Gran mancino. Palla sul fondo. Bravo Pululu, l'hai incrociato un po' troppo quel sinistro, ma stavamo per trovare il primo gol in Championship. Grazie Elastica per il sedicesimo, un bacione. Big Tearless Loves. Sì, lo sto facendo una grande stagione. Ha perso giusto contro il Mantova, il Piacenza, un paio di settimane fa. È in finale di Coppa Italia Serie C. È primo nel suo girone a più 7 sul Padova. No, no, sto facendo una gran stagione il Sweet Tirol. Se va in B il prossimo anno, io alla partita d'esordio vado a vedermela. Sperando che sia vicino a me e che non sia tipo a Cosenza, che in quel caso magari anche no, vado a vedere la prima a Bolzano, però minchia. Mi compro anche la maglia, ho deciso. Scott, Pululu. Palla sul destro. Tocco per Saltnes. Ulrico. Ulrico no, eh. No, basta, raga. Avevate ragione voi. È meglio Busio. Pululu. Bravo che ci arriva Fimico. Yeboah. Per Semenio. È dato male il passaggio. Peccato. Bravo Massengo. Kelvin Yeboah. Si ferma. Mamma mia, Yeboah, devi migliorare tantissimo con quei piedini. Dai, niente, Manu, semplicemente Saltnes ha sbagliato un passaggio, allora stavo memando, non ti preoccupare. Yates, no, secondo buco, doppietta di Lavery. Questo è brutale, di buco. Lì mi sono mosso io con Massengo, non avrei dovuto. Devo imparare. Se ce la mettono la B su FIFA. Al massimo la facciamo su UFL. No, vabbè, che cazzo era sta roba, Palmer. Lavery. Powler. Bravo, bell'intervento di Stevenson. Vabbè. Regaz, però, non possiamo fare un... Allora, dobbiamo sistemare qualcosa difensivamente. 3-0 Black Bull al 42esimo. È stato bello. Ripeto, quella difficoltà leggenda, avrò bisogno di... un attimo. Ma com'è rosso? Ma non stavo manco guardando. Povero Ulrico. Allora, mi devo abituare un po' di cose. Al modulo, alla difficoltà. Con calma, l'ho detto, la prima stagione è di rodaggio. Poi si parte forte. Ok, Yeboah si abbassa troppo, la cosa non mi piace. Saltnes. L'apertura da Scott. La presa di mano. La presa di mano Scott. Vabbè, è scemo. Fine primo tempo. 3-0. Che modulo sto usando? Il 3-4-3. E voglio tenerlo, perché sennò gioco sempre con lo stesso modulo. È noioso, raga, è noioso. Ho bisogno di variare, sennò vedete sempre la stessa carriera. Cambiano soltanto i giocatori che scendono in campo. E voi direte, sì, Tier, ma non è esattamente quello? Sì, la carriera è esattamente quello, soprattutto se ne fai 5. Però... almeno c'è un po' di varietà tra l'una e l'altra, anche nel modo in cui la si affronta, cioè... Palmer. Cross in mezzo, pessimo il cross di Palmer. Pessimo. Dugal. Kyog. Magari devo far tornare indietro Pululu. Dovrò dare le indicazioni fatte bene. Yeboah. C'è l'inserimento di Afimico. È un po' troppo largo però il pallone per lui. Pululu. Gran giocata di Afimico. Calcia col sinistro, ribattuto dalla difesa. Qua stavo cercando il gol di Pululu, ma dovrei cercare il gol punto forse. Che ne dite? Sarebbe meglio. Anderson. Vabbè. Ancora il numero 10. Gioco di gambe, Weiner, gran chiusura. Yeboah. Cambio di gioco. Bellissimo per Palmer, la mette giù il numero 45. Palmer, cross in mezzo, Semenio col sinistro sul fondo. No, no, ma voglio giocare con la difesa a 3. Ok, mi ci voglio impuntare, fatemelo provare. Non fatemi mettere un 4-3-3, che è la solita formazione che uso sempre. Che palle. Ho anche preso 3 attaccanti apposta.
Se proprio devo cambiare, diventa un 4-2-2-2 comunque. Bello il pallone per Scott di Yeboah. In ala numero 23. Sì. Editor, taglia tutto dalla live. Grazie, grazie, grazie. Semenio. Apertura ancora per Scott. Sto giro usa la testa, va là che è meglio. Saltness. Semenio. Guarda qua Palmer. Guardalo Palmer. Cross. Da Pululu! Anticipato di piedi. Di piedi, di piede. Scott, tienila. Tienila, tienila con calma. Must and go. Saltness. Passaggio sbagliato di Must and go. Facciamo dei cambi. Peccato perché il cross qua c'era. E posso dire una cosa, mi piace come si muovono i tre lì davanti. So che è stupido, però non è male. Togliamo Semenio, mettiamo dentro Naki Wells e proviamo da Silva dentro al posto di Palmer. Con Williams al posto di Must and Go. Facciamo un po' di cambi, proviamo tutto. Lavery. Pallone dentro, bravi a chiudere. Madonna, quanto è un Marcantonio quest'uomo. Un Marcantonio. Palmer, bravo, il cazzo, bravo in realtà. Però posso dire che nel secondo tempo già stiamo migliorando. Parecchio, Lavery, ecco, appena l'ho detto, fanno uno scatto. Bravo Viner. Bella scelta di mettere in campo lui piuttosto che altri. No, Viner ha fatto già due o tre interventi molto belli. Saltness, Palmer, per Semenio. In area Semenio, ma figa, non sappiamo tirare. Non sappiamo tirare. No, Pululu non fa schifo, ragazzi. Arrivare almeno un 80-82 ci arriva. Tranquilli. Il suo overall, il suo potenziale base è 80. Se già segna qualche gol, almeno 84-85 ci arriva. Non sarà... Ve l'ho detto, lui, Pululu in questa carriera sarà supporting cast, non protagonista. Gli attaccanti, ragazzi, il più forte è Semenio ed è un 70. Dategli tempo ai miei uomini. Ui. Cosa è successo? Mano? Fuori gioco. Mo. Dai. E vabbè, 90 punti li fate in quanto. Madonna, raga, oggi pomeriggio ho aperto una live che non avevo mai guardato. E non ho manco riscattato i punti con i box, per dire. L'ho tenuta aperta quanto? Mezz'ora, avevo 140 punti. Yeboah. L'apertura per Scott. Da Pululu. Si gira a Fimico, dal limite. Peccato a Fimico, bello. Oddio, che strano è Pululu con la maglia rossa. L'ho sempre avuto in magliette non rosse. Ora vederlo così mi fa strano. Yeboah. Da Pululu. Cambio di gioco a cercare Stevenson. Per fortuna che non è un attaccante il giovane della primavera. Sapete, sono proprio contento. Posso giocare con Semenio, Yeboah e Pululu tutti quanti. Bravo Yeboah. Parata del portiere. Scott. Dalla bandierina a cercare Naki Wells. Respinge il porter. Pululu di testa. Williams. Perché ci faceva Yeboah in difesa? Vabbè. Non faccio domande. Cross in mezzo. Yeboah si coordina. Altra paratona del portiere del Blackpool. Tocca corto, tocca corto. Chiama il secondo tiratore. Dammi qua Naki Wells. Ho sbagliato tasto? Ecco, ho sbagliato tasto, sì. Ecco, Yeboah non in area a saltare mi fa strano, eh. Però lo accetto. Beasley. Dale. Dove cazzo va il 22? Ancora Dale. Hamilton col sinistro. Bravo Portier. Bravo Bentley. Sì, Yeboah come ultimo uomo a difendere non ha senso sui calci d'angolo, però... Soprattutto perché lei è alto, eh. Non è che dice bassino. Lo capisci. È alto. Bello il pallone per Naki Wells. Minchia, Lawrence Cape, quanto minchia corri. Va bene. Beasley. Tail. Ancora Lawrence Gabe. Tail. Stevenson a puntarlo. Anzi, era Kalas. Bravo. Dai, almeno il 3-1.
Il 3-1, il gol della bandiera. Su, su, su. Bravo Naki Wells. Ma sei stronzo, ma fammi crossare. Ma figa. Cioè ero lì. Ero lì. Ma che fastidio ti dava? Ma fammelo fare il cross in mezzo. Va bene, dai. Oh, prima è andata male. Diamo i punti a quelli che hanno votato per quegli altri. Ma già c'è stata una bella differenza tra il primo e il secondo tempo. Non so se l'avete notato. Peccato per i tiri andati fuori. Peccato per i... Vabbè, non questo. Ma guardate che non è che abbiamo demeritato così tanto. Il 3-0 è stato netto perché abbiamo fatto degli errori difensivi. Perché per il resto... La squadra c'è. Dobbiamo diventare precisi sotto porta. Cioè, so che sembra stupido dirlo dopo un 3-0, ma è stato un 3-0 immeritato per come abbiamo giocato. Il 3-0 è esagerato, tutto qua. Coppa di Lega? Subito? Così? Ah, devo fare già... turnover, bello. Non comando. Robby, tu te ne devi dare dal cazzo, cosa vuoi? Ci penserò. Wells, non prendertela. Figa, hai giocato, che vuoi? Canzone preferita di FIFA 22. Sapete che non l'ho manco a... La prima cosa che faccio appena apro FIFA è togliere la musica per evitare problemi di copyright in live. Ok, Carabao Cup. Già devo mettere in campo delle riservine. Allora, dentro Atkinson. Benissimo. Dentro Williams, accanto a Massengo. Pululu è già abbastanza cotto, quindi direi di far giocare Weimann. Accanto a Yeboah, va bene. Dentro Odauda, così non si lamenta. Scott è distrutto. Dentro Da Silva. Scott, vai fuori. Prendiamo Tanner. James, puoi tornare utile? Ma sì, al posto di Palmer. Per ora no, in realtà no. Sì, in realtà sì. Ok. Partita di Coppa contro il Derby County. Guardiamola dall'alto. E nel caso di necessità entriamo a partita in corso. Come sempre, come ogni singola volta. Mi sembra stupido dirlo ogni volta, ma è così. Prendi Petagna. Cazzo, però un petagnone in prestito ce lo vedrei anche. Vabbè, comunque non è il caso. Come sempre nelle partite che simulo non vado a far startare la bet, perché sono cose che vengono determinate puramente dalla CPU e non controllo io nulla, quindi è stupido farle. E no, niente, cos'altro volevo dire? Oh, basta, raga. Sì, ovviamente le partite non le gioco tutte quante. Anche in campionato ne simulerò molte veloci, non ci voglio stare a giocare tutte. Bello il pallone per Semenio. Alsop. Cazzo, è tosta. I portieri sono bastardi a leggenda. Interessante. O facciamo cagare noi e basta. Dai, controcrosso, Dauda, mettilo. La traversa. La prima volta che riusciamo a battere il portiere, prendiamo la traversa. Yeboah! Alto. Ma figa. Ma figa. No, Imbro, sono in Italia da 3 anni. Non è Premier League, raga, sono in Championship. Questa qua è una partita di Coppa di Lega. La Carabao. Questa è la Carabao. Giocatore preferito del Südtirol? Oddio, questa è una bella domanda. Perché se ti dicessi Casiraghi sarebbe troppo scontato. Quindi... ti dirò Jeremy Bro. Kelvin Yeboah con il suo primo gol in maglia Bristol City al minuto numero 32. Bravo Kelvin, bravo Kelvin. Ti devo togliere perché sei stanco, ma bravo Kelvin. Anche Poluzzi è bravo, giustamente. Giacomo Poluzzi non è male. Semenio deve migliorare il tiro, assolutamente. Wayne Rooney è l'allenatore del Derby County, davvero? Attenzione, opportunità adesso per le pecore, le capre. Come cazzo si chiamano? E Bosele comunque, i Rams, so che li chiamano. Derby County. Cos'è un Ram? Me lo dimentico sempre. Un montone, che minchia è?
Sono spaventato, ho vibrato tutto. È un caprone, un non mi viene in mente. Ram in italiano. Ariete. Ariete, grazie. Non mi sarebbe mai venuta in mente la parola ariete. Purtroppo il Derby County ha pareggiato con il primo e unico tiro che ha fatto. La cosa non è buona, non è affatto buona. Però togliamo Yeboah, autore del gol, mettiamo dentro Naki Wells. Giusto per dargli un attimo di riposo, che poi abbiamo il campionato tra 2 giorni. Semenyo avanza al 18. Tocco in verticale. Ok, chi cazzo è il 3? Da Silva. Ma figa, perché non ha tirato? Perché ha cercato il passaggio per Odauda? Che per fortuna che l'ha fatto, perché poi Odauda ha segnato. Ma se avesse sbagliato lo avrei licenziato, gli avrei rescisso il contratto. Ma è scemo, da solo davanti al portiere la passa. Vabbè, va benissimo così. Naki Wells. L'apertura per il numero 7. Chi è? Weimann. Devo ricordarmi i nomi. Non li imparerò mai i nomi. Ma Google Traduttore? Sì, non mi veniva in mente. Cioè, l'ho cercato, è per quello. Però posso dire che palle Derby County. 3 tiri, 2 gol. Quando l'ha fatto il secondo tiro? Siamo immeritatamente sul pari. Difensivamente facciamo buchi. Dovevo dare le istruzioni ai giocatori. È l'unica. Bravo. Chi è il 26? Bravo Weiner. Devo abituare ai nomi. Giro palla del Derby County. Plunge. Bravissimi a chiudere. Bravissimi. Ottimo. Bene così. Palla dentro per Wells. Cross in mezzo. Esce Alsop. Ci sono i rematch, raga. C'è andata e ritorno oppure ci sono i rematch? Sì, Mattia, è la seconda partita della prima stagione, letteralmente, abbiamo appena iniziato. C'è il rematch. Allora scendiamo in campo per questi ultimi 10 minuti e cerchiamo di portarci a casa la vittoria, perché non voglio fare una partita in più. No, 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 no. Bravo, Portier. Gran parata. Mamma mia, che brutta maglia che c'hai. La voglio. Knight, dalla bandierina. Cross in mezzo. Semenyo, arrivaci. Non ci arriva. Sibley. Si accartoccia sul pallone Bentley. Non vai ai rigori contro... Sai che non ricordo. Oddio, boh. Forse è l'FA Cup che c'ha i rematch. Kazim Richards. Bravi. E Bosele. Fallo, fuori gioco. Ma più che altro perché non mi fido di me stesso. E non voglio... rischiare. La Silva è cotto. Odauda è peggio. Dentro Tanner. Dentro Tanner. Vabbè, se vado ai rigori tanto meglio. Nel senso, almeno sono già in campo. Il fatto è che non devo manco prenderli gol. È un po' quello il problema. Weimann. Cambio di gioco a cercare Stevenson. Eccolo qua, il giovane della primavera, 16 anni. Già titolare inamovibile. Buono il pallone a cercare Semenyo. Semenyo per Naki Wells. Col destro Naki Wells. Un altro palo colpito dai petti rossi di Bristol. E lo dico di nuovo. Che sfiga, cazzo. Cosa ne penso di Rainbow Six? Ci ho giochicchiato per un periodo. Non è il mio gioco. Però capisco perché si è giocato tanto. No, ho scalato male. Knight in area. Bravo. Non dirmi che l'hai presa di mano. Bravissimo. Tieni la Bentley, tienila. Boh, cacciala su. Vediamo, l'arbitro fischia e... Sa che la partita è finita. Oh no, si va dritti ai rigori dopo 90 minuti. Oh cazzo. Oh cazzo, saperlo mettevo dentro Pululu. Va bene. Aprirà Capitan Massengo. Dopodiché... Sapete che mi va abbastanza bene l'ordine. Ok. Kazim Richards contro Bentley, va a destra. Prende la traversa. Benissimo. Hanno Massengo. Brutto rigore. Brutto rigore.
La prende Alsop. Bentley contro Josviak. Insacca il numero 7 del Derby County. Odauda, autore del 2-1 momentaneo. Spiazzato Alsop. 1-1. 1-1. Forsyth, il capitano del Derby County, va a sinistra, anche lui sbaglia malamente. Williams, il centrocampista centrale. Un cioccolatino. E ora Bird contro Bentley. Madonna, che rigoracci quelli del Derby County. E ora Wyman ha la possibilità di mandare al prossimo turno il Bristol, con un gran rigore che sbatte sul palo e si insacca alle spalle di Alsop. Ottimo. Molto bene. E che cazzo avete passato un turno preliminare di Carabao Cup? Perché cazzo state esultando come se aveste appena vinto la Champions? Bel rigore però, Wyman. Rischioso, ma bel rigore. I capelli erano trasparenti. Sì, ma si buggano sempre sui rigori. Perché il Bristol? Perché mi piace il Bristol. Cioè, mi piaceva... C'erano dei giocatori che mi piacevano molto. Intanto anche qua abbiamo meritato, quindi giusto così. Cioè, era giusto il pareggio, ma ci sta se passiamo noi. Mi piacevano i giocatori che avevano... Giocavano con un modulo che non ho mai usato, cioè la difesa 3, semplicemente. Quindi... Ci sta. E mi piacciono le divise. Ci vengo a giocare per lei, mi chiedevo se... Ah, rinnovo di contratto. Sì, ne riparleremo tra un attimo, Daniel. Non cagare il cazzo. Fammi finire il mercato prima, che devo capire se posso vendere qualcuno e prendermi in 10 scimmie. Tutto qui. Oddio, partita contro il Middlesbrough. Gestione squadra, al volo. Dentro Williams e Naki Wells. Simula partita. Maglia rossa contro maglia rossa. Tanto non la giochiamo. Simulazione veloce e via. 1-0. Naki Wells. La decide. Molto bene. Non era trasparente. Era proprio il taglio. Ah. Non l'ho notata allora. Teo Hernandez al Real. È un ritorno. Teo era del Real, vero? O sono scemo io? Sì, era del Real. Ci ha giocato una stagione, però. Ok, partita contro il Reading. Guardate, giusto per far riposare Palmer, cacciamo dentro Da Silva. E anche per far riposare Kalas e Weiner, mettiamo dentro un paio di giocatori a casaccio. Klose sta scendendo, devono muoversi a... Ma come Meite? Ma è quel Meite. Punta. Il calcio è strano, Beppe. 2-1. Pululu col suo primo gol in maglia Bristol e Semenyo. Ah, cazzo. Ah, è un altro Meite? Ok. Ok, scusatemi, sono un ignorante. Puoi fare ancora meglio. Jay... Io ho 6 giocatori in vendita, perché non li vuole nessuno? Porca puttana. Swansea. E anche qua. Cazzo, il fatto è che ho i giocatori che si stancano sempre, purtroppo. Non è facile. Chi è l'altro che di solito schiero? Ah, è Da Silva, quindi dentro Dauda. Massengo, puoi starmi fuori un game e facciamo giocare James. Dov'è? James, così è contento. Guarda, Yeboah che è già salito di uno. È bravo Yeboah. Semenyo lo lasciamo in campo. Stevenson ha bisogno di riposo. Dentro Klose. Facciamo giocare O'Leary. Ok. 2-1. Palmer, anzi no, doppietta di Kelvin Yeboah. Oh, ma sapete che l'attacco che abbiamo creato Yeboah, Pululu, Semenyo non mi sembra male. Metti un giorno di recupero più prima delle partite. Ah, cazzo, forse è quello che devo fare. Non ricordo. Com'è che si faceva? Cambia regole? Ah,
Prima della partita, giorno di riposo. Dopo la partita, giorno di recupero. Piano settimanale, allenamento intervallato. No, è esattamente così come lo voglio. Vabbè. Comunque, l'attacco in simulazione va. Fuori dalle simulazioni. E signori, partitina contro il Port Vale. E sapete una cosa? A parte che porca di quella troia, perché non mi arrivano le offerte per i miei giocatori? Ho 12 giocatori in vendita, non vuole venire nessuno. Che palle. Deve essere riposo intervallato? Ok, allora lo mettiamo subito. Riposo intervallato. Ma tipo qua c'hanno soltanto riposo. Comunque, grazie Craiguana per la sub col Prime, un bacione. Spammone di dirle Slove. Ok, va bene. Signori, partita contro il Port Vale, che è una squadra, se non sbaglio, di League 1 o addirittura League 2. E siccome mi devo un attimo abituare, per l'appunto, alla difficoltà leggenda, lo so che è un po' lame, ma quasi quasi l'andrei a giocare. Cioè, giocherei questa partita qui. Quindi, signori, pronostico time. Pronostico time, e il pronostico in questione sarà il più classico dei pronostici. Gol Pululu, sì o no? Vi do un minutino. Via col pronostico. E intanto starto. E intanto starto. Fanno bene, non li vuole neanche il Newcastle. In che senso, Pesini? Signori, buonasera, benvenuti al Court Lane per questo secondo turno di Carabao Cup. Cazzo, quanto presto la si gioca la Carabao? Siamo ad agosto, siamo già al secondo turno. Vabbè, non faccio domande, in realtà anche la Coppa Italia immagino sia così per chi parte dalle serie minori. Comunque, dopo la brutta partenza col Blackpool, partiamo subito a botta qua contro il Port Vale. Semenyo a cercare Pululu! Non è ancora finita la bet. Che merda! Questo gol non conta. Questo gol non conta. Va bene? Perché c'è ancora gente che sta puntando. Facciamo che è un altro gol. Ok, scusatemi. Questo non vale. Questo non vale perché c'era ancora gente che stava bettando. Scusatevi. Se no sarebbe stato troppo facile per quelli che hanno bettato all'ultimo. Per quelli che hanno scommesso all'ultimo sarebbe stato troppo facile perché gli bastava davvero mettere sì e avrebbero già vinto. Quindi farò un'eccezione. Gol Pululu post bet. Ok. Non è truffa, è che semplicemente sarebbe stato troppo facile perché ha bettato alla fine. Scusatevi. Allora, facciamo così. Elimina e rimborsa i punti. Va bene? Avvia pronostico. Doppietta Pululu. Così nessuno si gioca i propri punti e siamo tutti contenti, ok? Avete un minutino. Doppietta Pululu contando il gol che è già stato fatto. Contando il gol che è già stato fatto. Ne deve fare un altro. È letteralmente la Betty prima, però posta con le parole giuste. No, adesso faccio melina per un po'. O comunque cerco di tirare con qualcuno che non sia Pululu. Tipo Massengo! Vabbè. Scusatemi, cioè non capita mai che succede. Non succede mai che la bet venga realizzata mentre ancora c'è la bet in corso. Non mi è mai successo in 4 carriere che facciamo bet, quindi figuriamoci. Edmondson. Bravo, Kalas. Semenyo. Yeboah. Rallenta per carità del signore. Kelvin Yeboah. Guarda che Scott è partito. Guarda che è partito Scott. Bello il destro. Gran parata del porte del Port Vale. Mamma mia, l'erroraccio del Port Vale. Semenyo. È partito Semenyo. Non era quello che volevo fare, ma lo accetto. Scott. Palla in mezzo. A cercare Yeboah.
È alto Yeboah, quindi ci sta che sia il perno centrale. Peccato che si sia fatto anticipare in questo momento. Palmer, Saltnes, Massengo prende la mira. Massengo calcia col destro, pallone alta. Ah, shit. Però, ok, premesso che sto giocando col Port Vale, ma anche prima col Blackpool, dopo un primo tempo in grande difficoltà mi sento meglio. Vabbè, mi sento meglio giocare a leggenda. Sai che la squadra davvero ha preso un attimo di confidence, sta crescendo bene, quindi ci sta. Grazie Stefa per la sub col Prime, un bacione e benvenuto, bello. Spammone di Tirless Love in chat per te. Ma allora c'è uno che si chiama Amo... Dov'è il suo compagno di reparto Geme? Amo e Geme. Peccato se Mignot ha battuto. Kelvin Yeboah, grande copro palla. Saltnes. Raga, Saltnes fa cagare, lo diamo al Venezia per Busio. Mo lo porto avanti come me. Ogni volta che Saltnes fa qualcosa, devo dire che avrei dovuto prendere Busio. Warhol, palla per Amo. Bravissimo il difensore. Vince il rimpallo, Amo. Garrity. Bailey, dal limite. Garrity ancora, Amo. Che a momenti trova pure il gol, bravo Bentley. Pet, dalla bandierina, destro uscire. Verso testa di Smith. Bravi a prendere palla. Bentley, che se la ritrova tra le braccia, manco lui sa come. Verrà via il contropiede. Pululu. Stevenson. Ma che cazzo ci fa Stevenson là? Fra, torna al tuo posto. Scott. Sbaglia tutto. Hussey. Hussey, sembra tipo... Bravo. Saltes potrebbe segnarti in finale di Champions in sforbiciato mentre fumo una paglia da girato, bendato, legato a una sedia di rischio di cazzo che fa cagare. In realtà non lo dico io ci sto memando sul fatto che la chat si fosse arrabbiata quando ho detto porca puttana, che tega di testa di Edmondson. Madonna, bello, nulla da dire. Che tega. Calcio d'angolo battuto benissimo dal Port Vale. Se l'è perso chi? Chi è il 26? È Viner. Oddio, in realtà Viner Pululu in collaborazione. Pareggio Port Vale. Magia. Però vedete, tipo Pululu, che cazzo ci fa al centro del centrocampo? Non ha senso. L'apertura per Palmer. Ah, peccato. Comunque no, la chat si è indignata quando ho preso... Come cazzo si chiama? Quando ho preso Ulrico al posto di Busio, la chat si è indignata, no? E quindi ora ogni volta che fa una cosa semi sbagliata dirò sempre che era meglio Busio. Guardalo, guardalo che rischia di perdere palla. Busio non l'avrebbe fatto. è partito Yeboah. Ah, peccato la chiusura di Robinson. And here's to you, Mrs. Robinson. Saltnes. Busio avrebbe segnato da lì. Jesus loves you more than you will know. Whoa, oh, oh. Yeboah. Vede lo scatto di Pululu. È partito a Fimico, anticipato dalla difesa del Port Vale. Peccato. Li fermiamo però, ragazzi. Non possono essere più veloci di noi. Devo imparare a difendere con la difesa 3 a leggenda. Forse è stata un'idea di merda, vero? La combo. Amo, Edmondson, Bailey. (ride) 2-1 del Port Vale. Cazzo. Cazzo, venire eliminati dalla Carabao da una squadra di League 1 o League 2 sarebbe imbarazzante, quindi... E quindi niente. Vabbè, vedremo, dai. Tranquilli. Abbiamo un altro tempo a disposizione. Pululu. Yeboah. L'apertura per Palmer. A spazio il 45. Ottima posizione per un cross. La ricerca di Pululu. Ha anticipato la difesa. Saltnes. Massengo. Ancora non in possesso del pallone. Yeboah. A cercare Palmer. In area Palmer. Fuori gioco. Come fuori gioco? Davvero? Non sembrava.
Come, il loro portiere si chiama Holy, perché fa delle parate divine. Ehi, Eboa, che stop di merda. Busio l'avrebbe stoppata meglio. Bravi, Edmonds. No! Oh mio Dio. Oh mio Dio. Come me lo sono perso. Grazie Filippo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1 per la Subcall Prime. Un bacione. Perso il fiato. Pululu. Punta Hassi. Rientra sul sinistro. Prova a calciare Pululu. Come cazzo ha fatto a intervenire il centrale di centrocampo in quel modo? Vabbè. Amo. Con calma, con calma. Attendiamolo, attendiamolo. Massengo. Perché Massengo? Conlon. Hassi. Conlon. Amo. Oh, mio Dio. Ciao Beat, come stai? Yeboa. Avanza numero 9. Tocca cercare Pululu. Anticipato l'angolano. Pet. Damo. Edmondson. Al limite Edmondson. Bravo. Fatto bene a restare fermo con Kalas. Stavo per uscire, l'abitudine. Guarda Palmer, guarda Palmer, guarda Palmer. Bellissimo. C'è Pululu che si libera in mezzo. Ma perché lei dai verso Yeboa? Scott. Massengo. Saltness. Semenyo. Pululu. In area Pululu. Calcia col sinistro. Deviato. Angolo. Angolo. Mamma mia. Quanto brutto quest'angolo. Pululu. La parata di Holy. Ci ha provato Semenyo. Puttana. Dribbling improbabile e imprevedibile. Stava inciampando anche quello che l'ha fatto. No. 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 No, 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 no. Ah, sì. Conlon. Di tacco da Edmondson. Bravo, Bentley. Mancano 20 minuti. Siamo sotto. Dai, tutto a posto. E sorry, sono perso un po'. Vabbè, come non so come posso. Ah, beh, ha maggior ragione. Bentley, grazie mille. Forse devo fare dei cambi. Yeboa, il lancio a cercare Palmer. Devo metterla giù, devo metterla giù, devo metterla giù. Cerca il cross, vince rimpallo, Palmer. Cos'è sta palla? È la palla vincente. Era un bel tiro quello di Yeboa, è uscito di poco. Cambi time. Fuori Palmer che è stanco, dentro Dauda. Dentro... Naki Wells per Semenyo. La vedo male. Quarto d'ora alla fine, devo segnare, sennò siamo fuori dalla Carabao. Per mano del Port Vale. Pululu è sceso? No. Pululu è arrivato che è un 68 ed è ancora un 68. Cosa è successo? Ma come fallo? Ma di chi? Warhol, cross in mezzo. Bravi a staccare. Naki Wells, è certo, mandiamo quello più piccolino. È stata una buona idea. Un'ottima idea. Yeboa, però se Pululu mi va fuori gioco, come faccio a servirlo? Bravo Naki. Bravo Naki Wells col 2-2. Appena entrato Naki Wells tocca due palloni. Quello per servire Kelvin Yeboa e quello per il tiro. Che cazzo è sta esultanza? Chi l'ha mai vista? Va bene così. Va bene così. Ragazzi, Pululu stava in fuori gioco e io principalmente vorrei cercare di non uscire dalla coppa al secondo turno, se permettete. Poi, eventualmente, possiamo concentrarci sul far segnare Pululu. Però finché siamo sotto, segna un po' chi riesce a segnare, eh.
zero problemi. Occhio, però, mo. Occhio, bravo. Bravo, Bentley. No, non è vero. Ma non è vero. Io avevo premuto cerchio per spazzarla. E Zach Viner la causa il rigore. Che ci sta, è giusto, però... Warhol. Gliel'ha preso Bentley! Gliel'ha preso Bentley. I supplementari vale come la doppietta. Vale, vale. E allora dimmi, vale. Per quel che vale, vale. Il cellulare. A parte che manco ci sono i supplementari. Se vai ai rigori in Carabao. Cody Wilson all'86esimo. Ma qualcuno che mi dia una mano? No, vabbè. L'errore di Stevenson. Garrity. In area, cross in mezzo. Bravo, Bentley. Yeboa. Palla per Wells. Ancora il giocatore di Bermuda. Avanza Naki Wells. A spazio. In area. Vabbè, ovviamente il difensore dal nulla. Con velocità 17 che rimonta. E niente, è finita, raga. Siamo fuori dalla Carabao. Bello. Alla faccia del magari mi abituo. Pure 4. Pure 4. G. Doppietta Polulu. No. Completiamo il pronostico. Mi spiace. Mi spiace più che altro perché siamo usciti in maniera stupida contro una squadra che, cioè, cosa ha fatto al di là dei gol? Ha giocato molto meglio, mi ha schiacciato. Ok, sto zitto. Sto zitto, me la prendo. E siamo fuori dalla EFL Cup. Però da un lato va bene, meno partite in mezzo alle palle. La società sarà scontenta? Assolutamente sì. Cosa voleva la società dalla EFL Cup? Successo in patria. Ah no, non gliene frega un cazzo. Basta che raggiunga gli ottavi in FA Cup. Gulp. Vabbè, peccato. Comunque, siamo partiti abbastanza bene in campionato. Mi arrivano le offerte per i giocatori sbagliati, di cui non me ne frega assolutamente niente. Perché Casey Palmer sia così apprezzato in Argentina lo sa solo lui. Stanno in Serie D. Ah, cazzo. Partita contro il Cardiff. Simula rapido e vaffanculo. Pareggio. Polulu Williams. Mi sono perso delle sub, decisamente. Mi sono perso quella di Giovanno Giorgio col 13esimo. Boh, ormai non so più che dire. Un'unica cosa che ricordo sempre. Se avete Amazon Prime, fate sub che è gratis. Un bacione. Grazie mille. Un bacione anche ad Andre. Spammone di Tearless Lobby in chat per tutte e due. Ho la netta sensazione che non mi arriveranno offerte per i due stronzi. I due, i 10 stronzi che abbiamo. Quindi... Non lo so. Sono in Serie B inglese, che sono in Championship. Sa che non ce la facciamo. O tentiamola all'ultimo. Hub mercato. Diashimie. Contatta per acquistare. Scambio giocatori. Difensori centrali. Chi ti posso dare? Team close. 4 milioni. Vogliono 5 e 9. Il fatto è che non mi posso spingere troppo in là. Perché così non ho abbastanza soldi per l'ingaggio. 4 milioni e 4. Arriverei tirato. 4 milioni e 350 mila. No. E niente. In 10 miei me lo son giocato nel caso in cui dovessero arrivare offerte adesso. Cosa che però dubito fortemente.
Niente, è arrivata l'offerta per Baker, che non è uno di quelli sul mercato, no? No. Me li terrò lì. Strano. Prendo Busio. Cazzo, c'avete ragione. Guardate, mo vendo il centrocampista e prendo Busio. Oh, cazzo, il Barça si è preso del pane Guttiau. Buono. Ottimo acquisto. Il Zultevare che mi ha preso della Bamba. Che anche ci può stare. E niente. E niente. Guardiamo i migliori acquisti. Yes, tanto sono sempre quelli, mi sa. Ah, beh, si è aggiunto Teo al Real. Ruben Neves al Barcellona. Ciro Immobile. Kimpembe al Chelsea. Alvaro Soler al Liverpool. Saka al Dortmund. Per il resto, nulla di che. Spinazzola al Real. Sì, sono sempre quelli, ragazzi. Non c'è stato nulla di clamoroso. Mimmo Berardi al Villarreal. Ecco, questo è particolare. Belotti. Belotti al City è parecchio particolare. No, Danilo all'Atletico, no. De Ketelaere al Torino. Qualità del Toro. Che ha sostituito alla grande Belotti. C'ha anche guadagnato soldi. Bardi al Napoli, bellino. Basta. Alaba alla Juve, ho letto male io, probabile. Alaba va alla Juve in ogni carriera. No, non c'è. Comunque, fa niente. Ragazzi, non siamo riusciti a liberarci dei nostri pesi morti sul groppone. Ci devo 2 secondi a scoprirlo. No, è Real. Ok, niente ragazzi, abbiamo giusto da giocarci questa metà stagione, mo con calma. Offerta per il prestito di Casey, ma basta. Basta cagare il cazzo. Ho 8 giocatori in vendita. Vi prendete quelli? Che al massimo a gennaio proviamo a prendere lì lo stronzetto. Offerta per allenare il Canada. Rifiuta. Perché ti dice che hai il pronostico? No, l'ho già pagato, quindi non può essere. Raga, partita contro il Pipi. Il Preston North End, detto anche Pipi. E... bah. Allora, mettiamo in campo... Chi era? James, quello che mi ha chiesto di giocare? Era James o era Williams? Chi è che ha cagato il cazzo? Aspetta, tanto ti posso già, mi sa, cambiare i ruoli di qualcuno. Eh sì, guarda qua. Fuck. Sono accorto soltanto mo. Anche Pululu può essere sistemato come attaccante. Torre. Cosa devi imparare a fare con Torre? Dribblare. E un po' di resistenza, sì, ne ha bisogno. Massengo. Centrocampista centrale. E qua. Box to box o regista? Regista, migliorami un attimo a passare quella palla. Perfetto. Che è Williams quello che vuole giocare, ok, quindi. Gestione squadra. Dentro Williams per Massengo. E per il resto ci siamo? C'è qualcun altro che dovrei far giocare? Non lo so. Mi porto James in panca. Simuliamo contro il Pipi. Perché poi... oh cazzo, il Pipi ce l'ha messo nel culo. Che detto così suona malissimo, ma è effettivamente quello che è successo. Rhys Johnson e Tokmaz. Con il gol di Semenyo in mezzo. E vabbè, come non detto. Come non detto. È andata male. Williams, è colpa tua. E comunque se avessi giocato Busio avremmo vinto. Jay, non ti preoccupare. Ah, magari prima che inizino a rompere le palle che chiedano di essere venduti o che decidono di non rinnovare, andiamo a fare un piccolo rinnovino di contratto a Bentley. Trattativa rinnovo. Al massimo ci fa da secondo portiere negli anni a venire. Prolungamento contratto, prolungami di 2 anni, dai Daniel. Bravo. Stipendio, io ti darei tipo... prendi 20, ti darei 15. Più... fai tipo 100 all'ingaggio.
17.5, guarda. Rimuovi il bonus rating violato e siamo d'accordo. 18.5 va bene, comunque al ribasso. Snipe! Chi era l'altro, poi? Che abbiamo detto? Kalas, no? Beh, minchia, c'è un sacco di contatti da rinnovare. Martin, Close, Simpson e Candy possono andarsene. O Dauda. O Dauda, sì, lo rinnoviamo. Tu sei importante. Perfetto. Due anni di rinnovo. Anche te che non si sa mai. Niente clausola accessoria. Ti do 15, 14 e 100k alla firma. Buono. Ragazzi, Busio serve come COC per l'appunto. Io avevo bisogno di un giocatore, un CC barra CDC. Quindi non ha senso Busio, purtroppo. Per quanto sarebbe stato un ottimo, eh. Ok, Luton Town. Guarda che dice Pululu? Ehi. Afimico Pululu mostra la propria classe. Come sta andando Afimico? A Brosa. In queste prime partite. Ah, insieme a Yeboa è il bomber, però con 3 gol in 6 partite. Ragazzi, a Pululu... A punto Pululu non sbaglia mai. Mo, Luton Town. Vediamo, quale potrebbe essere una partita interessante da giocare. Noi siamo a metà classifica. Cazzo, eravamo terzi, abbiamo perso una partita e siamo arrivati decimi. Non è possibile. Ah, cazzo, ma il pipi è in alto. Vai a saperlo, fanculo. Quale potrebbe essere una partita interessante? Abbiamo il QPR e il Fulham. Voglio giocare queste due. Quindi, nulla, simuliamo contro Luton Town. Veloce. Semenyo Saltnes, che trova il suo primo gol con la maglia del Bristol. Non vorrei dire, ma Busio avrebbe già segnato a questo punto. Comunque. Raga, non è colpa mia, però io non vorrei dirvelo, ma il Preston North End, la squadra seconda, ha scritto pipi nel logo. C'è il pipi in alto, non è colpa mia. È effettivamente così, il piporitto. Busile avrebbe già fatti almeno un paio. C'avete ragione, raga, c'avete ragione, che vi devo dire? È già cresciuto, porca puttana, però se ci metti un botto a salire di nuovo... È vero, il pipi e la pecora ci sono. Dove sei, amico? Che succede, amico? Dove minchia sei, Saltnes? Piano di crescita. Allora, centrocampista recupera palloni. Ci metterà 16 anni a crescere, ma va bene così. Busio sarebbe già un... Busio sarebbe già al 101 di overall. Cosa come se arriva massimo a 99? Bullshit. Allora... Guarda, giusto perché mi hai chiesto di giocare... Close, c'hai 30 di velocità. Frate, no, non posso metterti in campo, cioè... Ho rispetto della mia persona, non oso scendere a questi compromessi. Per il resto, in attacco va bene così, dai. Avvia il pronostico. E per una volta... Lo so che è un po' standard, però non ho ancora vinto una partita tra quelle giocate. Certo, ne ho giocate due. Vincerò questa partita contro il QPR? Sta a voi scommettere, giocatevi i vostri puntier. Intanto andiamo alla Kian... Alla? Andiamo al Kian Prince Foundation Stadium per giocare contro il QPR, il Queen's Park Rangers di Londra. Non so respirare. Mertesacker era davvero lento. Minchia. Per Mertesacker. E signori, benvenuti a Londra. Alla Pululu subito. Alla Fimico, cazzo. Che bravo che è. Busio l'avrebbe fatto meglio comunque. Palmer. Scatto sulla sinistra. Salta Kakai. Da Massengo, dal limite Massengo. Prova a piazzarla. Grande sport. Risporta, vabbè.
Risposta del portiere, risporta. Toccami la corta da Pululu. Pululu rientra sul sinistro, Afimico. Calcia Pululu di mano? Ma non l'ha presa di mano, eh. E al minuto numero 6 trova la rete l'angolano Afimico. Pululu. Top schema, cazzo. Passaggio, corri. Corri e tira. Top schema da calcio d'angolo. Grazie Jeng in porta. C'è il gol di Afimico al minuto numero 6. Quarto per lui con la maglia del Bristol, che, vi dirò la verità, non dovrebbe neanche essere la stella di questa carriera Pululu. Eppure sta brillando più di molti altri. Ma tant'è. Grazie a Surbanipal per la sub. Ma Assurbanipal non era tipo un re degli Assiri, qualcosa del genere? E perché ve lo ricordo? Vabbè, da Silva. Bello, bello il fallo. Bellissimo. Grazie per la sub, Assurbanipal. Johan Barbet con il fallo. E ora sul dischetto, guardate un po' chi si presenta. Di nuovo il numero 10, Afimico, che si fa parare il rigore. Vabbè, dai, prima ha fatto la mezza pepegata Jeng, quindi lo accetto. Palmer, bello il cross finalmente. Non ci arriva Stevenson. Weiner, da Silva. Stevenson, attenzione, ci prova Stevenson. Busio avrebbe segnato. Basta, no ragazzi, la meme di Busio funziona soltanto per quello che fa Saltness, non per quello che fa anche Pululu. Palmer, Pululu dal limite prova a calciare, colpisce in faccia un difensore del QPR che incredibilmente in questo modo va a lanciare il contropiede. Prince. Chair. Ma come chair? Ma c'è uno che si chiama sedia? Ma frate. Willock, palla per Prince. Bravo, bravo Viner. Pululu, Saltness. Bella la giocata di Saltness. Pallone in profondità a cercare Palmer. Bellissimo, bellissimo. Palmer col cross in mezzo, troppo sotto. Peccato. Prince non credo sia Boateng comunque. Credo sia un altro Prince. Ma come Sanderson? Ah, si chiama Jeng. Grazie Elby per la sub, un bacione, bello. Guarda che Yeboah è partito. Bel passaggio di merda, Afimico. Big 30, appena rotto il joystick, abbiamo perso 4-0 contro l'Hellas. Life is good. Shit. Poi non è che costino poco i joystick. Vaffanculo i joystick e i controller. Merda. No, io ne ho rotto soltanto uno, ma perché era già rotto di suo, allora l'ho scagliato contro il muro e si è letteralmente aperto in due, ma già non funzionava da un po'. E per frustrazione l'ho scagliato contro un muro. E poi ho comprato quello trasparente che ancora oggi utilizzo per giocare da PC. Prince, dal limite. Palla per Willock! Bentley! Come l'ha presa! In Italia c'è Barella perché in Inghilterra non ci può essere chair. Giusto, giusto, chair ci sta allora. Barella e sedia, top centrocampo. Palmer rallenta il gioco. Saltness, bravissimi. Massengo, Pululu dal limite a Fimico. Ci ho provato, era troppo murato. In effetti è stato un po' stupido questo tentativo, ma tant'è. Sedia per Norwood. Prince in verticale da Willock. Si gira Willock, sbaglia tutto. Stevenson intuisce le intenzioni e si posiziona nel posto giusto al momento giusto. Yeboah, pallone perfetto per Semenyo. Entra in area il numero 18. Cross in mezzo a cercare ancora Yeboah di testa che anticipa tutti. Pallone però che si alza campanile e finisce sul fondo. Mi regali la tua vecchia PS4? No, ragazzi, mi serve. La uso come poggiapiedi. E no joke. No, non è vero, ce l'ho soltanto sotto la scrivania perché non so dove tenerla, ma non la uso come poggiapiedi. Tranquilli. Tranquilli. Ah, cazzo, non sapevo, Manu.
Ok, no, allora ci sta come cosa. Cosa carina. Comunque no, davvero tranquillo, non la uso come poggiapiedi, non la uso come poggiapiedi. Ce l'ho lì soltanto perché non so dove cazzo tenerla. Pareggio. Pareggio del QPR con Prince. Bel gol, bel inserimento, bel filtrante. Che devo fare? Nulla, accettarlo e basta. Grazie Xylo per il 18esimo, un bacione. Spammone di guarigioni in chat per te. Big Tearless Loves. È andata male. Comunque è soltanto l'1-1 e so che sembra stupido dirlo dopo aver preso gol e dopo aver perso 4-2 nell'ultima volta che ho giocato contro il Port Vale. Però davvero mi sento meglio al controllo della squadra. Cioè, abituato a non... Cioè, io non ho mai giocato a leggenda. Ho fatto 2-3 partite sta settimana giusto per vedere se riuscivo a prenderci la mano. Questa era fuori gioco però. L'ho visto tantissimo. Infatti. Ah, porca puttana, brutto così, Manu. Ancora peggio. Peggio no, in realtà non c'è, non è bello. A prescindere, però, minchia. Comunque, non so neanche cosa stessi dicendo, ma sì, in attacco mi sento tranquillo, in difesa no. Sarà la difesa 3? Sarà quello che volete voi, faccio un po' fatica ancora a difendere, ma tempo mezza stagione ci siamo, secondo me. Palmer. Guarda col cross in mezzo. Sono tutti liberi. Palla che arriva da Yeboah. Calcia col sinistro Yeboah. Si oppone Jeng. E il primo tempo si conclude qui. Peccato. Kelvin con l'opportunità del 2-1. Non la sfrutta. E vabbè, è andata male. Alfonso. 1. Non serve spammare messaggi a ripetizione. 2. Con calma. Arriva anche la Serie A. Prima ci sono almeno un altro paio di video. Un paio di settimane, quindi. Di chi? Hendrik. Sedia. Avanza Sedia. Allarga per Kakai. Kakai e Sedia assieme non sono una gran coppia. Cioè, magari in realtà lo sono. Dipende da quello che vi piace fare. A me, personalmente, andare in giro con il mobilio che sa di merda, evito. Comunque, Yeboah. Saltnes. Corre il norvegese. Di ritorno da Yeboah, Busio gliel'avrebbe data meglio comunque. Kakai. Ok, piano. Torna indietro, difensore. Torna indietro, Stevenson. Chair. Magari non è neanche chair. Aspetta. Prestazione. Ah, Ilias Chair o Khair. Perché Ilias è, se non sbaglio, è un nome arabo. Quindi potrebbe essere Ilias Khair. No, Bravo Porter, bravo Bentley. Peccato. Cioè, peccato per loro. Meglio per noi, in quel senso. Palmer. Massengo. Peccato che Pululu fosse in fuorigioco. A parte che gliel'ha pure data male, quella palla. Però Pululu era in fuorigioco. Prince. Bravo Viner. Ottimo intervento. Gli strappa il pallone. Palmer. Per Semenyo. Il tocco da Yeboah. Minchia, sono in 17. Come cazzo faccio a passare con quella palla? Pululu. Pallone che si alza a campanile. Massengo. Saltnes. Che ci fa Pululu sulla mediana? Vabbè. Palmer. Saltnes. Yeboah. Dietro da Pululu. Prova a calciare a Fimico. Iu. Iu. Ah, giustamente, siccome siamo 1-1 al 60esimo, incrociando le dita che questa partita non la si perda, vi restituisco i punti nel caso, Semenyo, Saltnes, Pululu, Fede Scott, che è da Silva in realtà sulla fascia, cross in mezzo di Silva, mano! Tocco di mano, altro calcio di rigore per il Bristol. E si ripresenterà sul dischetto Afimico Pululu, che ne ha già sbagliato uno oggi. Speriamo che questo qua almeno lo insacchi. Era anche verde.
Era anche verde il time finish. Cosa devo fare di più? Chair. Palla per pri... Bravo, Bentley. Bravo, Bentley. Norwood. Tocca corto per Chair. Dalla bandierina. Bravo, da Silva. Dickey. Willock. Dickey ancora. Chair. Punta Pululu. Ah, Pululu si fa saltare, ma giustamente non è un difensore. Prince. Calcia fuori. No, ma il mio discorso è, cazzo, è verde. Ho mirato preciso la porta. Perché devo prenderla traversa? FIFA, maledizione. Perché altrimenti sarebbe troppo facile segnare. Se col time finish verde ti metti preciso ovunque. E lo capisco, però... Cazzo, che rosic. Ti permesso che non ho buoni rigoristi, Pululu avrebbe potuto fare tripletta segnando quei due rigori. E invece... Bravi. Yeboah. Si gira Yeboah. Palla per Palmer. Fermato Palmer. Palmer non mi sta facendo impazzire. Posso essere sincero. Cioè, Scott ci sta. Palmer, non lo so, ha quel quid, ha quel qualcosa che... non mi convince. Prince, ancora lui. Bravo, Viner. Comunque devo dare delle istruzioni davvero a questi giocatori. Madonna! Che intervento. Devo dare delle istruzioni davvero a questi giocatori, perché si muovono in maniera strana, vanno dove non dovrebbero andare. Willock. Palla per McCallum. Regolare McCallum. Per fortuna che l'ha sparata altissimo. 10 minuti alla fine. Vi ricordo che in caso di pareggio vi restituisco tutti quanti i punti, perché la scommessa non è vinco sì o no, è chi vince Bristol QPR. Quindi il pareggio non prevede nessuna delle due e i punti vi verrebbero restituiti di nuovo. Chair, Gray. Prince ancora dal limite. Prince. Vola Bentley. Da Silva il primo sul pallone. Viner. Massengo. Pululu. Vede partire Yeboah. Lo serve sulla corsa. Kelvin Yeboah per Palmer. In area Palmer. E niente. Allora sarà Khair davvero, non è Chair. Peccato. Palmer fa un volissimo, sì, prossima stagione, ma lo fa gigantesco. Yeboah. Semenyo. Vince l'impallo. Yeboah. Yeboah. Al minuto numero 89. Kelvin. Yeboah. Bellino questo. Gran botta sotto la traversa. Ho visto qualcuno volare. Non so chi sia stato, ma gran bel gol. Gran bel gol. Bello lo scambio. Bello lo scambio con Semenyo, anche se non voluto. Gran tiro. Jeng non ha potuto nulla. Kelvin Yeboah all'89esimo. E ora vediamo soltanto di limitarci a gestire il risultato, oppure a trovarne un terzo. Io non mi lamenterei. Pululu per Massengo. Sbaglia il passaggio a Fimico. 3 minuti di recupero. Vediamo se combina qualcosa da QPR. Norwood. Gray. Con calma, con calma, con calma. Khair. Punta Stevenson. Ancora Khair. Gray. Ball. Gray. Gray ball. Fuori, sul fondo. Sul fondo. E signori, la partita finisce qui. QPR 1, Bristol City 2. Vinco la mia prima partita leggenda. Gigapog, Gigapog. Paghiamo chi ha puntato sul Bristol. Sono felice di ciò. Benissimo. Però peccato che Pululu si sia fatto parare due rigori da Jeng. Un gran pirletta, un gran pirletta. Guarda, Yeboah per Semenyo. Un po' di rimpalli. Yeboah stoppa e tira. Non può niente Jeng. E niente, 2-1. Bello. Finalmente una vittoria. Yay. Ho anche preso una traversa. Ma guardate che, cioè, ho avuto anche abbastanza sfiga. Se vogliamo. Oh, siamo terzi in campionato. Ma davvero. Bellino. E la prossima è proprio contro la capolista Bristol. Le big oof, come si dice dalle mie parti.
Il grande uovo, le big oeuf. E però un paio di giocatori stanchi, quindi dentro Weimann. Sì. E per il resto ci siamo, direi. Per il resto la squadra non mi dispiace. Peccato per Palmer, non mi piace. Proviamo Dauda. Proviamo Dauda. Sì, contro la capolista Fulham, uguale. E signori, andiamo a giocare contro una squadra che forse è leggermente fuori categoria, soprattutto rispetto alle altre squadre di Championship. È leggermente messa meglio. Bristol Fulham. Quale sarà la scommessa questo giro? Questa è pesante, eh? Rete inviolata, sì o no? Avete un minutino di tempo per scommettere. Nel frattempo avvio la partita e vado a vedere se il cibo sta per arrivare, così so come gestirmi. Arrivo subito. Scusatemi, è che adesso metto in pausa, vado giù a prendere il cibo e torno su. Salve. Ok. Ah, stasera bulgogi pesante, giusto per far rosicare Ele col cibo coreano. Big Gnam, in che senso reti violate? Nel senso che prenderò gol oppure no? Cioè meglio, riuscirò a non prendere gol in quel senso. Va bene, signori. Benvenuti a questa partita in alta quota di Championship. Da un lato il Bristol sorprendentemente terzo, dall'altro il Fulham capolista già a più 6 per l'appunto dai petti rossi. Vediamo come andrà a finire. Partiamo subito con un'espulsione per De Cordova Reed. No, soltanto il giallo. Era pure Reed e basta. Va bene così. Saltness per Scott. A spazio il 23. Può calciare Scott, respinto dalla difesa. Ancora Scott. Per Semenio. Oh, pallone dato malino. Peccato. Ele, cosa ne pensi del fatto che mangio coreano anche stasera? No, giusto per chiedere. Non perché non ho letto. Se hai risposto, non ho letto. Semenio. Gran giocata di Yeboah. Che punta ad Arabiot. Come cazzo si legge quel nome? Non lo so, non è importante. Yeboah, Scott.
dal limite col destro. Terribile. Terribile. Tete. Sarà tete più che tete. Anche se preferisco la prima versione. Cioè la seconda. E che cazzo. E io non posso fare le gag perché le sbaglio sempre. Kebano sulla sinistra, punta Viner. De Cordova Reed. Mitrovic spara la porta, si gira Mitrovic. Palla in profondità. Esce Bentley. Sei in... No. No, sono in Championship, raga, non è la Carabao. Comunque sono strafallosi i bastardi del Fulham. È già il secondo giallo che si prendono in 20 minuti, praticamente. È libero Weimann. È vero che gioca Weimann, non Pululu oggi. Quello non è fallo, arbitro? Mi ha impedito di andare a prendere rimbalzo, non è fallo? Saltness! Bello il destro. Gazzaniga c'è. Si accartoccia sul pallone. Kebano. Reed. Di ritorno da Kebano. L'apertura, bravo Stevenson. Bravissimo. Yeboah. Si gira bene Yeboah e serve Scott. Super propositivo oggi il numero 23. Scott in area. Ah, l'ultimo dribbling, ho sbagliato. Peccato. Beh, bello nel senso che si è coordinato bene, la palla non è finita sull'isola di Mann in quel senso. Ma dove cazzo sta Bristol? Oh, porca puttana, che scatto di De Cordova Reed. In area il 14, eccolo qua. Pagate la bet, signori, pagate la bet. Rete inviolata, no. A voi i soldi. Vantaggio Fulham. Qua ha fatto lo scatto che mi ha un attimo spiazzato. È andato dritto per dritto. No, non so dove sia a livello proprio di mappa Bristol. In quel senso, dico. Seri. Tete. In area per Mitrovic. Mamma mia, Bentley. Mamma mia, Bentley. Che è successo? Ah, ok, perfetto, grazie. Non sapevo dove fosse. Pardon. Busio l'avrebbe parata. Basta con Busio. Fuck. Ettore. Ma Hector non giocava tipo terzino nel Colonia qualche anno fa? Non l'avevano associato tipo a una delle squadre top in Italia? Mitrovic? Fuori gioco, vuol dire. Guardate che il portiere non è... Porca puttana, si vede che il Fulham è il Fulham, però. Non ho neanche una squadra così tanto pessima per la categoria in cui sono. Il portiere è un 74, cioè ci sta. Ci sono squadre di Serie A che hanno portieri con l'overall più basso di 74. Però cazzo, spapera di brutto. Un po' in generale però, vedo che i portieri non sono il massimo della brillantezza su sto gioco a volte. Yeboah. Perché per Viner? Cioè ok che ci è arrivato, ma perché per Viner... Vabbè, poi era da quello sbagliato. Coglione. Per forza, se dai la palla a quello che ha il QI di un sasso invece che al tuo centrocampista che ti fa da regista, fatti due domande, no? Massengo, Yeboah. Di prima a cercare Semenyo. Bravo. Pallone da Scott. Weimann. Ancora l'austriaco. Si gira. Massengo. Semenyo. Saltness. Ah, sbaglia tutto. Busio quel pallone l'avrebbe dato bene al povero Dauda. Seri. Sta vicino a Cardiff, ma è in Inghilterra. Ok, quindi sì, in quella parte d'Inghilterra. Alzo le mani. Alzo le mani, signori. 3-0 Fulham al 39esimo. E dico, vacca minchia, che gol di Mitrovic. Troppo, molto altro non posso dire. È stato bello. Questa partitina mi sa che è andata un po' puttane già. E siamo solo al 40esimo. C'è da dire che, come ho detto prima, il Fulham è leggermente fuori categoria per la Championship. Il Fulham è una squadra da medio-bassa classifica in Inghilterra. Ah, in Premier.
Se poi me lo compro, Mitrovic, nah. Ho già l'attacco composto dai giocatori che voglio avere in squadra. Mitrovic toglierebbe spazio a uno tra Semenyo, Yeboah e Pululu. Non è mia intenzione. Cazzo. Kebano. Kearney. Suona malissimo però, va bene. Reed, Mitrovic, De Cordova, Reed, l'uomo da cui è partito tutto questo sfascio totale. Ancora per Mitrovic. Bentley, con quanta difficoltà quell'uscita, per favore. Weimann, Massengo, l'inserimento del centrocampista. Però se non mi segue nessuno, capite che anche Massengo deve, non può andare da nessuna parte. Mi posso inserire bene, ma se nessuno segue, che cazzos. Fatemi fare un altro involtino qua con l'insalata. Salsina di gochujang. La carne marinata. Mamma mia che buono che è il bulgogi, cazzo. È la piada low carb più saporita che esista. Ve lo dico. Spiegato malissimo. No, in realtà adesso non lo stavo facendo apposta, Ele, perdonami. Oh, mio Dio, cucchiaiata pesante. Allora, per chi non sapesse cosa sto mangiando il bulgogi, che è questo piatto coreano composto da 4 elementi, però oggi manca uno di questi, dato che a pranzo ho mangiato sushi e il riso l'ho già mangiato a sufficienza, quindi non ne volevo altro. Quindi, praticamente, c'è questa salsina a base di concentrato di peperoncino, chiamato gochujang, che è bella piccante. Poi c'è la carne che abbiamo fatto marinare per un'oretta circa, anche 2-3 in realtà alla fine, in un mix di mela verde, zenzero, aglio e salsa di soia, che voi direte che merda, credetemi è buono, carne di manzo. E infine il tutto va messo all'interno di una gigantesca foglia di insalata che poi giri e ti mangi. Pazza, buonissimo. Nah, Ele, vai a Milano, è più vicino ed è più buono. Wilson. Palla dentro, Massengo respinge, ancora angolo. La carriera in quarta serie inglese, mi così qualche giocatore. Aidomu e Maku. È una punta, 50 di overall, se lo fai giocare ti cresce anche fino a 90-91. Però devi farlo giocare e farlo segnare. Intanto grazie ad Ale Gamer per la sub col Prime, un bacione bello, benvenuto tra noi. Tanti cuoricioni in chat. Tete, Kearney, Wilson. Cambio di gioco, Tete se l'appoggia. Giù con la coscia, Robinson in area, Mitrovic di tacco. Gran palata di Bentley, che poi insieme al mio difensore stavano facendo la pepegata dell'anno trademark. Ma vabbè. Bravo Saltness, che ne esce bene dopo un rimpallo favorevole ai petti rossi. Saltness. Cambio di gioco. Scott la mette giù di petto. Massengo. Però Scott, porca di quella puttana. Parla per Mitrovic. Chiude Stevenson. Stevenson lo sta marcando bene perché è più grosso. Fine. Però diciamo che Mitrovic non è propriamente compito di Stevenson. Buono adesso il giro palla che porta Scott a liberarsi sulla fascia. Cross a cercare Semenyo sul secondo palo. Semenyo, fai abbastanza cagare, fattelo dire. Io ci credevo in te, ma se mi giochi così ti tolgo. Intanto sono le 10, devo abbassare un attimo il volume della voce. Ci proverò, non garantisco, ma ci proverò. Cambi time. Allora, fuori Scott che sta facendo cagare, dentro Palmer. Ah, va bene lì così. E chi altro è stanco? Massengo dentro Williams. E fuori Semenyo dentro Wells, perché Semenyo sta facendo davvero schifo. Ok.
Oh, ragazzi, 47 di overall, stronzata a parte, comunque Maku magari no, ma tipo Sheamus Keogh dallo Sligo Rovers. Sto pensando ad altri giocatori giovani che abbiamo preso buoni. De Cordova Reed, gran giro palla del Fulham, che trova addirittura il 4-0, che non ho idea di chi l'abbia segnato. Stansfield, il sostituto di Mitrovic col 4-0 Fulham. È perentorio, è bello, bello netto. Ed è giusto, non ho nulla da dire. Siamo abbastanza buoni da avvicinarci ai playoff di Championship, probabilmente come squadra. Non abbastanza da andare in Premier, però. Oh, è giusto, eh. Era esattamente quello a cui puntavo in questa prima stagione. Addirittura 5. Ok, qua stiamo un po' esagerando, però. Semenyo cresce di più, però. Il primo anno devi sempre sopportare il fatto di poter perdere un botto di punti in giro, un botto di partite, perché la squadra non è il massimo. Questo è l'esempio più lampante. Prossimo anno avrò la squadra piena di 75-78 di overall. Il prossimo anno pialliamo un po' tutti. No, il 4. Mamma mia, Bentley, per fortuna. Lo Saltness stava per prendere di mano. Stava per partire il memino trademark. Bravo. No, Saltness, però non puoi farlo. Ok che c'è il meme, però adesso stai davvero facendo troppo lo scemo. Stansfield. Bravo, Callas a respingere. Callas però mi sembra il nome di un giocatore. Cioè, non so perché mi sembra il nome di un giocatore che fosse già in giro qualche anno. Forse era lui. Però me lo ricordo lituano invece che ceco. Ma l'unico giocatore lituano che ricordo con certezza è Marius Stankevičius. Al di là di ma che cazzo fanno? Pressano alto questi? Ha segnato Yeboah, Poggers! Madonna, raga. Gli schiaffi ho preso, figa. Ho preso gli schiaffi, 6-1. E niente, vabbè, dai, comunque ci sta. Allora, col Millwall andrei a simulare veloce, ma voglio mangiare, quindi faccio la simulazione lenta, ne approfitto. Mentre faccio la Big Papa trademark. Ma devo smettere di mettere il trademark ovunque, non è tutto trademarkato. Per ora. Arriverà il giorno in cui trademarkerò tutte le parole del mondo. E chiunque le usi mi dovrà pagare una licenza. Madò. Sarebbe geniale se solo fosse legale. Peccato che non lo sia. Chi è che aveva provato a fare... Qualcuno aveva provato a trademarkare il nome di un format su YouTube. Forse era tipo la parola YouTube Reaction. Qualcosa del genere, ma vi parlo di 4-5 anni fa. Qualcuno ha provato a mettere il trademark su quella parola e hanno ricevuto un'ondata di odio che hanno rinunciato a farlo. A me è mia forma di trapezio? No, è un rettangolo. Tanto segna il Millwall con Wallace. Dannato Marcellus Wallace, tornate in Pulp Fiction. Sto esagerando con la salsa. Devo metterne un goccino di meno. Rigore. Dai, tiriamolo il rigore. Al centro. Nessuno ha visto niente. Guai a voi se avete visto qualcosa. Vero che non avete visto niente, raga?
Bravo Semenio. Vedo Tearless Blind. Hai visto? Nessuno ha visto niente, ragazzi. Tutto a posto, tutto a posto. Tranquilli. Ma come giallo a Yeboah? Ma che cazzo succede in questa partita? Questa la lascio a Bentley, mi fido di lui. Minchia, l'ha calciata malissimo Wallace. Non è che dice, ah, fuori di poco il palo. No, era fuori di almeno 15 metri, praticamente. L'ha cacciata alla bandierina. Ma come gol del Millwall? Ma porca puttana. Ma Ian, di solito si mangia in un singolo boccone. È che ho le foglie di insalata grandi. Ho bisogno di un fazzoletto. Pareggiato, raga. Semenio con la doppietta. Perdonatemi, ho preso la carta igienica, era la cosa più vicina a me. Tanto è carta, chi se ne frega. Come sta andando? Pareggio, ma stiamo attaccando. Devo fare dei cambi. Sì, devo mettere dentro Scott. Cioè, devo togliere Scott in realtà, per mettere dentro Da Silva. Fuori Mash and Go. Tanto grazie a Potente G per la sub. Spammone di cuoricioni in chat per te. Ok, triplo cambio fatto. Un bacione, bello, benvenuto tra noi, benvenuto. Sperando che non sia troppo aggressiva. Tecnicamente con Da Silva dentro non dovrei perderci molto, anzi. Difensivamente è un upgrade rispetto a Scott, che è un COC posato come esterno a tutto campo, quindi c'è, cioè, nel senso, dovrebbe andare nettamente meglio. Ora però c'è il Millwall che spinge, hanno un sacco di spazio, non li copriamo bene quei buchi noi. Per fortuna che i rimpalli sono nostri amici. No, rigore di nuovo per loro. O per noi. Porca puttana, no, ho sbagliato il primo. Dai che sbaglio anche il secondo. Davvero. Bello. Uff. Ultimo angolo per il Millwall. Parole. Vabbè, altra sconfitta in campionato. Quel 6-1 è stato psicologicamente pesante per i pettirossi. E purtroppo. Si portano a casa la vittoria. Posso dire che ci sta. Hanno avuto due rigori a favore. Lo accetto. Vabbè, dopo che sei sconfitte scendiamo all'ottavo. Abbiamo tre addirittura convocati in nazionale. Kalas, Saltnes e Odauda. Forse Kalas l'ho sentito perché ha giocato contro l'Italia. Può essere, maybe, non lo so. Va bene, Peterborough, 18esimo.
Abbiamo un paio di giocatori. Chi cazzo è che ha avuto l'idea di merda di mettere, diciamo, di fare il controller della Play 5 bianco, figa? Noi gamer che abbiamo le mani tutte quante zozze, unte e schifose, figa. Ogni volta che ti muovi si insozza. L'attacco lo lasciamo così. Simulazione veloce contro il Peterborough. Il Peterborough è sedicesimo, non dovremmo aver bisogno. Fanculo, va, porca puttana. La conference è una competizione necessaria? Necessaria no, nessuna competizione necessaria, è sport, ragazzi. Se vogliamo porla da un punto di vista filosofica, nessun tipo di intrattenimento è necessario, manco questo, manco stare su Twitch, manco giocare ai videogiochi. Quindi no. La trovo una cosa carina io personalmente, perché dà la possibilità a una serie di squadre e giocatori di mettersi in mostra all'interno di un torneo che altrimenti non avrebbero mai giocato. E ci sono un sacco di giocatori che probabilmente escono dalla conference e poi vanno a giocare in squadre migliori e che nessuno avrebbe mai notato, o quasi nessuno, se non si fossero messi in mostra durante la conference stessa. Quindi secondo me non è così male. Comunque, 3 sconfitte di fila e passiamo dall'essere terzi a decimi in campionato. Questo mi fa capire quanto è chiusa la lotta qua in Championship, ma questo vuole anche dire che diventa poi più facile recuperare vincendo qualche partita. Ok, datemi un secondo che ho quasi finito. Ok. Intanto buonanotte a chi sta andando. Mica, sono già le 10 e un quarto, non l'avrei mai detto. Fico, sta volando stasera. Comunque, finita la cena, andiamo a giocare contro il Bournemouth. Quali altre squadre abbiamo, se no, davanti a noi? Nottingham Forest, West Brom, Barnsley. Sì, giochiamo contro il Bournemouth. Ok. Giochiamo contro la sesta in campionato. Posso giocare con le maglie nere? Ancora non le ho viste, per favore. Ok. Signori, da un lato il Bristol, dall'altro il Bournemouth. Chi vincerà questa partita? Non lo so, stiamo a vedere, ma devo fare un pronostico. Quello potrebbe essere un buon pronostico. Gol. Minchia, questa qua è tosta, Questa qua è tosta. Gol di Capitan Massengo. Se capita un rigore non lo faccio tirare a Massengo. Se no, sarebbe troppo facile farlo segnare così. Oppure lo faccio, ditemi voi come preferite che affronti queste cose. A voi la scelta. In ogni caso, signori, benvenuti allo Stade Municipal di Bristol, dove si affrontano per appunto il Bristol City e... non ricordo il nome della squadra, vabbè, sti cazzi. Bello quel passaggio di tacco per Pululu, mi è piaciuto. Li tira chi capita, cioè Pululu che è il tiratore designato. Che mi significa chi capita? Antonio. Si avvicina all'area Antonio. Pallone a cercare Moore di tacco. Bravo Kalas. Ottimo l'intervento. Arcacan. Massengo avanza al numero 4. Con calma. Si appoggia a Yeboah. Scott. Yeboah ancora lui. Vabbè, non sono riuscito a trovare il varchetto e quindi niente. Questo gol lo fai. Aspetta, il prossimo fai gol. Capelluto o no? Ma non ho pelati in squadra.
capelli lunghi, capelli corti. Quello si potrebbe fare. Perché ne ho un paio dei capelli. In realtà ne ho due quei capelli lunghi, quindi niente. Un po' lame. Scarpe rosse, scarpe bianche. Tanto, Davis. Gran dribbling. Billing. Tiro direttamente in porta. Comunque ci sta. La prossima bet tipo chi segna scarpe bianche, scarpe rosse. La maggior parte dei miei giocatori ha scarpe rosse o bianche. Sarebbe carino. Pinta. Ti apro la porta adesso. Antonio dal limite di tacco per Moore. Me lo son perso, io non so difendere. Sono troppo abituato a difendere a campione, dove basta che segui il portatore di palla e gli altri scalano. A leggenda non lo fanno. Oppure sono semplicemente più scaltri a sfruttare i buchi che lasciamo in giro. Yeboah spara la porta. C'è nessuno che mi supporta, però sono da solo. Non è possibile che io sia da solo lì. Devo essere più attendista in difesa, non posso farci molto, Billing. Pinta. Ciao Liam, grazie per l'11esimo, un bacione. Ho visto la clip in cui trapassi abito per il quale voglio coprire F22. Nel dubbio sei un grande uomo. Grazie, bello, un bacione. Spammone di tirle slow in chat per te. Pululo era partito fuori gioco, fallo? No? Non lo fischiamo? Va bene. Pipi, non è ora di andare a nanna? No, non ho dato ancora le istruzioni ai giocatori, devo farlo. Magari dopo sta partita ci mettiamo lì e gliele diamo. Moore. Bravissimo il portier. Grazie Liam per l'11esimo. Comunque siamo vicini all'anno di Resaba, la maggiore età twitchosa. Brooks salta Palmer. Di cattiveria anche. Anthony. Pallone rimpallato che finisce tra i piedi di Bentley. No vabbè. Iniziamo anche Kalas che ha visto il pallone andargli alle spalle, gli è corso incontro invece che stare fermo sulla linea. Vabbè, 2-0 perché sono uno scemo. Pululu rallenta. Pululu. Scott Yeboah, fallo, prenditelo, che cazzo. Scott dal piazzato, cross in mezzo, pallone che finisce tra i piedi di Pululu, prova a calciare a Fimico. Woodman dopo che il pallone si è impennato. E niente, e niente. Che cosa stupida prendere gol in quel modo però. Ma proprio stupida, 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 stupida. Anthony. Gran scatto sulla fascia del numero 32. Tocco per Moore. Fuori gioco questo, ma di brutto anche. A parte che ancora mi chiedo come abbia messo quel cross, ma va bene. Abbassare la difficoltà. Allora, che cazzo? Gioco a campione, mi dite alzala. Gioco a leggenda, mi dite abbassala, ma decidetevi. Io so che gioco a campioni di base perché è il mio livello. Mano. Per fortuna. Tocco di mano di... boh, non so chi sia il 24. Pululu contro Woodman. Bravissimo, Fimico. Accorcia le distanze il Bristol. Al minuto numero 37 su calcio di rigore con Fimico Pululu. Andiamo a riprendercela sta partita. Che se non fosse per le mie spepegate difensive e offensive. Come me lo son perso quell'uomo però. Potremmo essere addirittura in vantaggio. Bravo Kalas. Bravi. Arca puttana. Chi è che ha lasciato il buco in difesa? Chi è che esce in quel modo? Mannaggia la puzza. La puzza? Che cazzo vuol dire? Massengo. Pululu. Scott, gran triangolazione del Bristol che porta Scott a crossare in mezzo da Saltness col sinistro. E qua lo possiamo dire tranquillamente. Busi avrebbe tirato meglio. Prossima stagione, la prossima stagione per me siamo ancora in Championship, ma a me sta bene stare ancora in Championship il prossimo anno. Brooks, Moore,
Di ritorno per il numero 7. Ha spazio per mettere un buon cross. Invece si appoggia da Moore. Di nuovo cala, spara. Para, respinge. Smith. Moore. Smith insiste. Il Bournemouth su quella fascia. Cook. Brooks. Col sinistro. Bentley vola e la mette in angolo. E verrà anche battuto. Verrà anche battuto dallo stesso Brooks. Col sinistro uscire, invece toccherà corto, mi sa. Madonna, che corsa si è fatto Cook. Brooks, Cook, Phillips, Cahill. Ecco chi era, la Cahill. Aveva una faccia familiare. Va bene così. 2-1. Potremmo stare sul pari in questo momento, visto quello che è successo e come è successo. Moore. Ancora il numero 21. No, che cazzo ho fatto? Ho sbagliato io a fare l'intervento in difesa. Sono troppo aggressivo. Devo temporeggiare. 3-1 Bournemouth. Grazie Polar Bear per la sub col Prime. Un bacione, bello, benvenuto. Pallone di Tearless Love in chat per te. Grande il pallone per Yeboah. In area Kelvin. Vince il rimpallo. Vabbè, ma che sfiga anche. Un bacione. La presa di mano, ma Sengo, l'arbitro non dice niente? No, perché tanto il pallone rimane al Bournemouth. Comunque, incredibilmente io il pallone non lo... Ma come giochiamo di nuovo assieme? Ma? Perché ci gioco di nuovo col Bournemouth? Sono confuso. Posizione regolare. Ma come fuori gioco? Ma come fuori gioco? Giusto. Cazzo. Rimessa per il Bournemouth adesso. Smith. Palla indietro. C'è l'intervento di Palmer. Che esce benissimo palla al piede. Semenyo. Oh, come cazzo l'ha presa il difensore? Cioè, gli stava dando le spalle e l'ha stoppata benissimo. Non è umanamente possibile. Brooks, lasciamogli lo spazio. Controlliamo e difendiamo in mezzo all'area, che sennò ce li perdiamo sempre. Tentano il tiro. Stevenson si fa anticipare. Contro cross in mezzo. Di ginocchio. E lasciamola lì la palla, no? Devi pirla. Ma cazzo. Ma che cazzo ha fatto Semenyo? No, ma sono stupidi. Ma sono stupidi. Vabbè, tu stupidi. Ragazzi, posso dirvelo, mi ha già cagato il cazzo la meme di Busio, perché faceva ridere se usata nel modo giusto, ma la state abusando e mi ha già rotto i coglioni, quindi sapete che non la considererò più. Perché non riuscite mai a farci tenere le cose carine per una volta, dovendole portare sempre all'estremo. Brooks. Fino in fondo il numero 7. Sempre lui che sta dando del gran filo da torcere alla difesa del Bristol. Palla in angolo. Madonna quanto le prendo. Sì, Semenyo non so che cazzo, cioè, perché ha fatto sta puttanata? Questo qualcuno lo dovrebbe spiegare qualcuno, ma io non lo capisco. Fuori gioco, cake. Animalo, non ce ne manco uno di buono. Perché dovrei? Con tutto il bene di questo mondo. No, io voglio un giocatore del Burundi. Lo stavo già puntando. Però non avevo abbastanza soldi per prenderlo. Palmer. Vai Semenyo, riscatta sta partita. Semenyo, che Palmer, cioè. Quando Semenyo è posizionato bene, ci si mette Palmer a fare il pirla. Christie. Billing, l'autore del 2-1. Palla in mezzo. Kalas, posizionato bene. Semenyo. Che sofferenza. Ma in classifica siamo decimi, ma tipo... Ma porca di quella troia. Ma allora, ma due passaggi, ma... Ma figa, sti qua ne fanno due, sono in porta e ne faccio due, sono ancora nella mia di porta. Come cazzo è possibile? Guardali!
animali. Ragazzi, la squadra questa è. Non ho bisogno di comprare nessun altro. Imparate a capire i momenti in cui dire Tier, compra questo. Raga, posso comprare tutti, no? O si fa nel mercato o non si fa. Cioè, nel senso, e anche nel mercato si riprende qualcun altro. O comunque abbiamo deciso di osservare tot giocatori. Non serve che mi suggerite gli altri 17. Che palle, però. Sti fuorigiochi millimetrici. Grazie, bello. Benvenuto su Twitch. Rimani pure a farci compagnia per goderci questo gol di Semenyo, che punta Cahill, lo salta. Un po' di spazio per tirare. No, faceva schifo l'idea. Ma che cazzo. Non ce la si può fare. Il mio portiere è 74. Sono in serie B inglese, I rating sono giusti della mia squadra. E sono giusti per una... per un team che non ambisce alla promozione. Per un team che in questa prima stagione si accontenta di stare in zona playoff di championship. Guarda Stevenson, che progressione però. Aggressivo Stevenson. Ah. Peccato. Dembélé, Billing. Oh, Cristi, che cazzo. Guardali. Per fortuna, vai Massengo. Vai a cercare questo 4-2. Io ogni partita che faccio prendo gli sculaccioni da chiunque. Ma che cazzo, Cristi. Davis, e niente, 4-1. Meritato, meritato. Però che cazzo devo fare? Quarta sconfitta di Filamo. Ci siamo arrestati di brutto. Il 6-1 contro il Fulham ci ha un attimo sminchiato le priorità e la capacità di scendere in campo. Bello. Mo, partita contro il Nottingham Forest. Ok. Facciamo scendere in campo un po' di riserve. Guarda, Semenyo fa cagare, cioè non ha fatto una cosa buona che fosse una in quella partita. Cambiamo gli esterni. 3-2-1. Simula partita veloce contro il Nottingham Forest. Ne perdiamo un'altra. Sarich Johnson Johnson. Ah, la bet devo pagare. Call must and go. No. Easy. Sistemato. E crolliamo sempre di più in classifica. La quinta sconfitta consecutiva. Eravamo terzi. Mo stiamo sedicesimi. Sedicesimi. Cioè, questa secondo me è una squadra da ottavo, decimo posto, eh. Non più in basso. Che ci fa il Coventry terzo? Meno domande. Più azione. Partita contro il West Brom. Altra simulazione veloce. Oh, finalmente si torna a vincere. Saltness e Weimann schiacciati completamente. West Brom con zero azioni. Hanno sbagliato il rigore, ma con zero azioni. Da allenatore sì, è possibile avere 100. E si torna nella colonna della vittoria. Si risale un minimo in classifica. Ma siamo tutti quanti così schiacciati che può succedere di tutto. Basta chiedermi di dare la fascia di capitano a Ulrico, per favore. Oh, sentite, io contro il Barnsley voglio giocare. No, perché altrimenti non ne usciamo più vivi, non per altro, eh. Quindi. Questa è un po' tosta, eh. Assist di Semenyo. Vai. Via il pronostico. Assist Semenyo. Se fa l'assist, secondo voi, puntate sul sì, altrimenti buttatela sul no. E signori, buonasera, bentornati sempre in quel di Bristol, dove affrontiamo il Barnsley 22esimo. Cioè, non dico che siano più allabili, eh. Di più, di più.
Yeboah. Palla larga, cercare Palmer. Subito Palmer in area. Saltness. Must and go. Prova al destro da lontano. Pallone sul fondo. Peccato Noah. Peccato Noah. La maggior parte di voi ha detto no. Niente assist Semenyo. Staremo a vedere. Morris. Benson. Un pollo. Ridete, raga. Meme del 2013. Fa ridere un sacco. Cazzo se fa ridere un pollo. Benson ancora. Camillo Benson, conte di Cavour. Morris. Palla sul sinistro. Si appoggia a Harry Styles. Wolf. Adeboyo. Cazzo si pronuncia. Benson. Ancora. Gran parata. Ah, non l'ha toccata. Vabbè, va bene. Massengo. Pululu. Gran scatto di Afimico. E poi come quello lì sia entrato in scivolata non lo so. Ah, peggiori difese noi? Ebbè, facciamoci due domande, cazzo. Non ho dato le istruzioni. Dopo mi dovete dare una mano con le istruzioni ai giocatori, perché io non so che cazzo mettere per un 3-4-3. Le so mettere per un 4-3-3 circa e tutte quante le sue varianti, ma non per un 3-4-3. Hai fiducia nella nostra punta? Beh, beato tu. Almeno qualcuno un po' di fiducia gliela dà a Semenyo. Che più che Semenyo mi verrebbe da dirgli Semenyo. Sono stanco. Non è che sono stanco, sono le 10:30. Il mio cervello inizia a non connettere più. Williams. Cross in mezzo deviato. Ma che sfiga. Che sfiga. Non so se avete visto quello che è successo, ma... il pallone era all'indietro e il mio giocatore l'ha deviata per servirla a lei e a Iseka. E niente. 1-0 Barnsley contro l'ultima in classifica. Questo non è fallo? No. Ho sentito proprio un rumore della... dello stinco che si spezzava a metà, ma lo accetto. Buono. Palmer. Cross in mezzo. Va bene. Ma Sengo, ma invece che guardarla e andare in diagonale, ma va gli incontra quella palla. Tra l'altro nella direzione sbagliata in diagonale stava pure andando, vabbè. Styles. Fino in fondo. Pressato da Scott. Serve Morris. Wolf. Che è fuori gioco, va bene. Quel gol è letteralmente Giroud ogni partita. Vabbè, ma Giroud fa il suo lavoro bene, eh. Non è che sia sbagliato quello che fa Leia. Quello che ha fatto Leia. Cioè, l'attaccante, se vai la palla, ovvio che la vai a servire, no? Semenyo però, porca troia. Poi magari non si pronuncia neanche Semenyo e Semenyo. Non fa niente. Non fa niente. È inutile. È un soprammobile quell'uomo. È un soprammobile. Sta fermo e si fa togliere palla dai piedi. Basta. Williams. Cross in mezzo. Cercare Morris. Bravi a prenderla di testa. Dopo guardo Victor. Massengo. O comunque, cioè, sarò scemo io, ma è un po' troppo netto lo scatto da campione a leggenda. Non tanto per la qualità di palleggio degli avversari in attacco a prescindere dal loro overall, che sì, quella è netta, ma per la difficoltà nel riuscire a creare un'azione decente. Scusa Semenyo. Non lo dirò mai più, non dirò mai più nulla contro di te. E... disonore a me, disonore alla mia mucca. Io sto zitto. Io sto zitto. Peccato che per l'appunto... la cosa che mi fa ridere è che per la bet doveva fare assist, invece ha fatto un grandissimo gol.
l'ha pescato dal cilindro trovando un angolo impossibile per il portiere del Barnsley. 1-1. Andiamo a prenderci sta vittoria, cazzo. Mo prendo gol alla prima azione offensiva del Bristol, guarda. Adeborio, Williams. Io corro troppo in giro con i difensori, devo stare cazzo fermo. Guardali, guardali. Posso vincere un impa... Che cazzo fa? Bravo Stevenson. Angolo. Vale lo stesso. Ma no raga, devo fare un assist, non un gol. Pensavo l'avesse presa di mano Massengo. Mi stavo per incazzare. Sapete cosa? Non mi piacciono i difensori come sono posizionati. Dovrei allargarli un pochettino forse. Non lo so. Fallo. Daglielo sto giallo. Anche il rosso se vuoi, eh. Non è che mi faccio problemi io. Semenio. Non riesce a girarsi. Minchia, ho un passo di che si fare. Proprio stop, fermati. Ti giri su te stesso da fermo e fai un passaggio. Non ce la fa. Semenio o gioca di prima o non ce la fa. Però è stupido che nel gioco del calcio uno non possa crossare, perché l'intelligenza artificiale è fatta apposta per difendere i cross e non i filtranti. Cioè è di uno stupido. Massengo. Bravissimi. È per quello che a me Beto è piaciuto come attaccante, perché è stato finora l'unico attaccante effettivamente utilizzabile per me, per come piace giocare a me, cioè vai in fondo e crossi per l'appunto. Io gioco tanto sulle fasce, ho passato tutto quanta la mia vita a giocare a FIFA passando per le fasce. Sì, mi dovrei abituare a passare più al centro, però cazzo. È comunque stupido il fatto che qualsiasi altra cosa sia poco efficace. Bravo. Non so come si chiami il portiere perché l'ho dimenticato, ma gran parata. Cross in mezzo dalla bandierina. Salta Yeboah. Palme. Non riusciamo a uscire dall'area. Non riusciamo a uscire dall'area. Benson. Possiamo vincere un rimpallo una volta nella vita? Porco di quel cazzo! Porco di quanti rimpalli puoi vincere? Barnsley, sì. Sì. È stata la loro risposta, sì. Porca di quella troia, oh. Questo è frustrante, però. Morris. Queste sono le cose che mi danno fastidio. Non il 6-1 col Fulham. Il 6-1 col Fulham lo accetto perché mi hanno schiacciato. Non è che abbia potuto fare molto contro il Fulham. Questo mi dà fastidio un botto. E boh, potresti partire. No, guardali. Fallo, mo. Cioè, dopo che ha tirato, fallo. E come rigore! Cioè, da che ho sbagliato un passaggio con Semenio, loro cioè, hanno recuperato palla, rimpallo, ovviamente, a favore loro. Il loro giocatore si gira, va in verticale, gol. Beh, perché ha tirato in porta, che comunque io in due passaggi non ci arrivo mai in porta. Oh, ma io non ce la posso fare. Ma che cazzo è? Allora, la difficoltà è leggenda. Devo giocarci di più a leggenda. Ma vi giuro che sembra quasi impossibile. Sono scarso io, me ne rendo conto. Però se c'è... Però, ora, so che è da stronzi, però ve lo dico. Se non gioco a leggenda di base c'è un motivo. È che non sono buono. Che cazzo ha preso il portiere? Palmer dalla bandierina. Cross in mezzo. Cercare Kalas sul fondo. Sarebbe stato anche assist di Semenyo.
Così, giusto per dirvelo e farvi rosicare un po'. Fuori Massengo, dentro Williams. Dentro Weimann per Yeboah. Pululu l'ho visto un po' meglio, Yeboah non gli ho visto toccare un pallone. Mi fai passare, porca puttana, grazie. Arg. Cioè comunque no, davvero c'è uno stacco troppo grosso tra leggenda e campione. Perché non è normale che io a campione vinca, oh, non dico tutte le partite, ma la stragrande maggioranza arrivo a leggenda e non tocco palla contro l'ultima in classifica. O comunque che venga schiacciato da chiunque, perché anche contro il QPR mi hanno schiacciato, ho vinto ma mi hanno schiacciato là dietro. Guarda, più che un momento rabbia. Che cazzo. Vabbè. Più che rabbia momento è frustrazione momento. Comunque sì, cioè ve lo dico, il motivo per cui di base io gioco a campione e non a leggenda è questo. Leggenda per me è un po' troppo alto, soprattutto per come piace giocare a me. Io voglio giocare rilassato, voglio chillarmi, non mi voglio incazzare. Cioè, mo capisco perché chiunque giochi online o a più alto dice sempre che FIFA è un gioco che ti fa girare i coglioni. Perché letteralmente non è molto più complicato, non riesce a fare niente. Io voglio divertirmi. Io se sono sempre in difficoltà non lo trovo divertente. Così come non trovo divertente il fatto di fare sempre 30-40 gol, come stavo facendo durante la live di settimana scorsa. Campione è la via di mezzo giusta per me. Non puoi fare un errore in difesa che ti bucano. Fai l'1 triangolo, va bene, guarda, facciamo l'1 triangolo e basta adesso. Appena tocchiamo palla facciamo l'1 triangolo ogni volta che possiamo. Madonna, oh, però non è possibile. Che merda. Di nuovo sconfitta. Cioè, siamo andati a vincere, ma perdiamo subito dopo. Gran merda, vabbè. Risultato pronostico? No, niente assist di Semenyo. Che schifo, raga. Che schifo. Vabbè che ci sono 17 squadre a 19 punti, eh. Però, una difficoltà. Faccio proprio fatica. E tanta. Ma tanta. 2-2 contro il Birmingham, Yeboah e Pululu. No, adesso, cioè, mi avete... Allora, posso dirlo, avete cagato il cazzo perché volevate vedermi giocare a leggenda? Mo' lo faccio. Facciamo sta stagione e vediamo come va. Nella speranza che le cose migliorino un pochettino. Oh, Kelvin Yeboah col gol. Non potete rompere le palle per quattro carriere dicendomi è troppo facile, gioca a leggenda, mi metto leggenda, dopo mezza live mi dite ah, gioca campione. Certo, sono in difficoltà, vi ho detto che avrò bisogno di un po' di tempo per abituarmici. Lasciatemelo, lasciatemi anche sclerare, fa parte del tutto. Non è che al primo segnale di incazzatura dovete subito dirmi no, Tier, per favore, non lo fare. Dimmi, Massengo. Ho tutto sotto controllo, Noah. Non ti preoccupare. Anche perché siamo comunque a 23 punti, cioè... E siamo più o meno nella zona in cui mi aspettavo di arrivare in questa stagione.
cioè borderline playoff di championship, quindi siamo letteralmente a meno 4 dal, a meno 5 dall'ultimo posto dei playoff, quindi ci sta. Ok, Dominica, dopo aver giocato 16 partite in un giorno, ora abbiamo un momento di vuoto totale. Blackburn, che ore sono? Le 22.46, magari andiamo a giocare un'ultima contro lo Stoke. E poi magari ne simuliamo un altro paio. A partire da questa qua, contro i Blackburn Rovers di Brereton Diaz. Il cileno che ne fa 4. No, ne ha fatti solo 2, scusami Brereton, non volevo. Vedremo. Grazie Matti per avermi detto come funzionano le basi di FIFA. Sono io che sbaglio e esco di posizione. È quello che mi sta fottendo, perché io sono abituato a giocare in un modo tale che più sono aggressivo difensivamente, meglio è. Perché? Perché gioco a campione. Passando a leggenda, se esco dalla posizione si creano buchi in cui la CPU ci si infila. È tutta lì la differenza. Non è il modo in cui faccio pressing, nella maniera base in cui pressing si deve fare. È più una questione di difendere io fisicamente. Grazie Lelito per la Sacral Prime, un bacione. Spammone di Tearless Love in chat per te. Benvenuto. Benvenuto. No, no, l'ho fatto Mixi, se no ciao. Ok, dai, partitina contro lo Stoke. Avvia il pronostico, avvia il pronostico. Bristol contro Stoke. Lo Stoke è effettivamente ultimo in classifica. La bet in questione è: questa partita mi farà piangere. E con mi farà piangere intento dire: mi toglierò gli occhiali in segno di disgusto almeno una volta in questa partita. Scendiamo in campo. Le istruzioni ai giocatori, porca puttana. Ormai la faremo dopo. Continuo a dirlo, lo facciamo la prossima partita e non lo faccio mai. Dai. Oh no, oh no, già li vedo che partono arrembanti quelli dello Stoke. Vrančić. Non lo fermo. No, qua segnano la prima palla. Kick off glitch. Timon. Pumba. Campbell. Maya. Il dribbling. Sawyers. Palla sul fondo. No, eh sì, l'ho visto troppo tardi, io sono scemo. Xixe, Cice. Shishe, non so come si pronunci. Gige? No, Gige sarebbe stato XH, come in albanese. Pululu, Massengo. Saltness, Pululu. Massengo, Saltness, Pululu. Massengo, Saltness, Pululu. Massengo, Saltness. No, Massengo, hai sbagliato l'ordine. Pierletta. Ma Campbell, aspetta. È quel Campbell? Ah, Xixe. No, è Tyrese, non è Joel Campbell. Sawyer, pallone verticale, a cercare lo stesso Tyrese Campbell. Maya, dal limite, respinge Kalas. Vrančić! Posso dire che mi sembrava alquanto facile da prendere per il portiere? Fosse stato fermo in piedi l'avrebbe presa facile. Si è tuffato però, perché era letteralmente centrale. Vabbè. Va bene.
E grazie Ste per il terzo, bentornato, bello, un bacione. Hai finito l'esame, fra 10 giorni mi lauro. Congratulazioni. GG uomo, GG. Complimenti, bentornato tra noi. Beh, ora che ti laureerai, spero tu ci faccia compagnia più spesso. Un bacione, caro, un bacione. Semegno Palmer. Dal limite Palmer. È troppo facile per Bonham. No, no, ma guarda, il gol che ho preso è tutto merito del mio portiere. Kelvin Yeboah spara la porta per Palmer, ancora in area numero 45. Calcia Palmer, pareggio del Bristol. E ci voleva, perché dopo quel gol lì non potevo sopportare di prenderne 6 oggi, sarò sincero. Sarò sincero. Ah, è arrivata mo' la notifica. Con che lentezza, fra. Vabbè. Molta calma. Primo gol in campionato per Palmer. Minchia, top stagione, mi dicono la regia. Top stagione. Brancic, Maia, Campbell, Sawyers. In verticale da Maia. C'è la chiusura di Kalas. Bravissimo. Ci facciamo rubare palla come dei pirla. Vabbè. No, più che il portiere. Il portiere ci può stare. È più la prossima estate, perché siamo in Championship. Il portiere è giusto per la Championship. Cioè. Timon, Maia. Tiene la Viner. No, angolo. Vabbè, ma oh, non è angolo. Ah, poi è buono. Ma è l'esterno di centrocampo. Ci sta che non segni troppo, eh. Soprattutto quando abbiamo una squadra che di gol non è che ne faccia tantissimi. Principalmente li prende. Allora, la nostra principale abilità è prendere gol. Pululu. In profondità da Scott. Yeboah è potenzialmente libero in area. Lo serve! Bonham mette le braccia dove non dovrebbe manco arrivare. E gliela strappa dalla testa. Più che altro, cioè, mi si sfalda il modo in cui mi difendono. Perché c'è Scott che torna indietro. C'è Palmer che si... Allora, io attacco con un 3-4-3 e difendo con un 4-3-3. Con Palmer che mi scala sulla linea dei centrocampisti e Scott che mi scala sulla linea dei difensori come terzino. Non ha molto senso come cosa. No, Chelsea, ci sono le sub col Prime, perché? Se non te la fa fare è Twitch che è storto, ogni tanto perde un attimo... La Trebisonde si dimentica che esiste questa possibilità e poi ti si riattiva dopo un attimo. Il giovane primavera va abbastanza bene. È il difensore centrale di sinistra. Quanto difensore non è che lo si veda molto, ma quando è negli 1v1 difficilmente fallisce. Ecco, appena detto, è inciampato da solo. Bravo portier. Mi manca un regista. In realtà ce l'ho il regista. È Ulrico, di cui non ricordo il cognome, mo. Buono Semenyo. Però ho tipo 8 giocatori davanti e nessuno che mi viene a dare una mano proponendosi decentemente. Avrei apprezzato uno che si propone. Non dico troppo, eh. Pochettino, fa 2 passi in avanti e fa cucù. Ciao, ci sono anch'io. Sawyers. Bravi. Ottimo recupero palla. Pululu. Lo scatto dell'angolano. E che poi però la perde la palla. Ah. Chi è il gigante? Quello è il giovane da primavera, ma è il più veloce dei tre. Cross in mezzo. Il più lento ce l'ho al centro. Che è Kalas. Uno a uno dopo il primo tempo. Meh. Non un granché offensivamente. Ho giocato bene per 10 minuti e poi mi sono fermato. No, no, no. Giusti sono giusti. Forse gli unici due storti sono i centrocampisti centrali che li ho messi sbagliati. Però tant'è. Massengo per Yeboah. Si gira Yeboah. Peccato fosse in fuori gioco. Stevenson. Minchia, ma il mio difensore che cazzo ci fa là? Ma il mio difensore. Ma il mio difensore. Ma frate. Palmer. Pululu. Spazio a Fimico. Fallo, fallo. Prenditelo, Fimico, prenditelo.
Scott. Guarda, c'è Massengo libero. Pallone che arriva al numero 4. Il capitano prova a girarsi. Saltness. L'apertura per Palmer. Buono il cross per Massengo. Anticipato. Semenyo. C'era il portiere fuori, provato a sorprenderlo. Uno schifo. Malcolm forse va alla Lazio. Minchia, dopo il torto che ha fatto alla Roma qualche anno fa, se muova pure alla Lazio. Cioè, non dico che ci sarebbe da checcare, ma i tifosi della Roma lo lincerebbero. Cioè, se fanno, quando fanno il derby, meglio che non venga neanche convocato. E allora al secondo tiro in porta decente trovano il 2-1 con Timon. Tornate uno e... vabbè, vaffanculo alla gag. Quello dire, tornatene a ubriacarti nella giungla con Pumba, ma... Hakuna Matata. Sì, stacco non subito dopo. Prima do le istruzioni ai giocatori. E poi stacco, probabilmente. Doheny. Ma che cazzo fa? Ha corso sul posto. The fuck? Prende per il culo. Sawyers. Doheny. Altro dribbling. Sawyers. Campbell. Ancora Sawyers. Ancora Campbell. Guardalo qua. Bravo il portier. Ok. Allen. Moore. Forrester. Ah, la difesa. Fallo, guarda che chiama il rigore. No. Bravi. Perché devo rallentare? Perché tutti quanti passeggiano mentre io corro. Yeboah. Palmer. Semenyo. Cos'era sta palma? Che due coglioni. Ma dalla di destro. Pululu. Semenyo. Trovalo tu il varco. Io non lo trovo. Massengo. Semenyo. Ancora Palmer in area. Tiraccio però. Tiraccio. Minchia, scuffetto. Ma sai che quasi quasi. Quasi quasi uno scuffetto. Non mi farei problemi a prenderlo. No, dentro Dauda. Dentro Dauda e Williams al posto di Massengo. Ciao Surmacchio. Come stai, caro? Timon. Vrančić. Maia. Fuori gioco? Vabbè, sti cazzi, c'è il mio porter. Non di nuovo, eh? Non un altro gol preso così. Palla uscire. Benissimo. Come stai, Surmacchio? Ho mangiato tanto? Dove sei di bello? Che non ho manco aperto Instagram oggi. Per vedere dove sei andato. Devo star fermo, devo star fermo. Non devo attaccare ogni cazzo di giocatore che mi si avvicina. A volte la cosa migliore è stare fermi sul posto. Guardalo. Guarda, mi stavo per incazzare. Napoli, bello. Cazzo, ci sono ancora stato a Napoli. Però prima o poi un salto devo farcelo perché... Dicono tutti che sia bellissima. Tanto ci eri già stato di recente, no? Odauda. Saltness. Williams. Telefonatissimo per Bonham. Bravi. Semenyo. Yeboah. Bellino il pallone per Scott. Non riesco neanche a mettere il pallone in mezzo a tirare. Va bene. Cos'è stato? È stato il giallo a qualcuno. Ma come Pululu infortunato, bro? No, eh.
Dauda, Semenyo. Non l'ha presa di mano? Nope. E quando mai? Quando devono non lo fanno mai. Immagino, cacchio. Poi per il content che fai tu. Pallone in tribuna di Pululu. Come non detto. E niente, perdiamo anche contro l'ultima in classifica, lo Stoke. A meno che... A meno che... A meno che... Ah, devo pagare la bet. Dimenticavo. Paghiamo la bet. Mi farà piangere, sì. Al 92esimo, tra l'altro. Clacciata di brutto. Ragazzi! No, oh, non è normale. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Allora. No, esonerarmi no, perché la società è contenta. Perché, mentre ringrazio Victor per la sub, un bacione, bello. Video proprio ho sentito che hai detto il messaggio, mi ha chiamato mamma. Sì, sì. Dopo guardo, Victor. Infatti, tanto ti ringrazio, un bacione. No, ragazzi, non mi possono esonerare, sono felici. IFL lotta per la promozione, posizione attuale 17esimo. Ma non mi esonerano per così poco. Anche se arrivo a metà classifica non mi suonano mai. Se retrocedo, sì. Se no, no. Ma Sengo, che vuoi? Non sembra di lui, c'è anche pensi ai giocatori dell'atmosfera che respira intorno. Ma che cazzo vuole, Massengo? È perché ne simulo tante, che palle. Ci sono ancora... Sì, tecnicamente ci sono ancora, perché ho 23 punti. Il sesto posto è a 31, cioè sono 8 punti quelli che mi separano dal sesto posto. Ci sono 11 squadre in 8 punti, cioè è ridicola, eh. Con una vittoria sono... Cioè, con una vittoria di più sei stato decimo. Comunque. No, istruzioni. Istruzioni. Allora. Portiere. Equilibrato, direi. Va sempre bene. Difensori. Io vorrei dire la stessa cosa. Resta dietro normali in posizione. Forse moderate come intercettazioni devo mettere. Se no mi si muovono troppo. Visto che sono tre in difesa. Ma per il resto direi di lasciarlo invariato. Oh. Supporto in difesa, rientra. Creazione occasioni, gioca largo. Rientra in difesa, gioco largo. Rientra in difesa, gioco largo. Con aggressivi aggredisco di più il pallone, i difensori di intensità ci starebbe pure. Avevo paura che mi si crei il buco. Proviamo con aggressive. Supporto manovra offensiva equilibrato sui cross. Guardate che io mi sa che mi metto con moderata, altrimenti davvero mi entrano i buchi. Non peraltro. Comunque, Yeboah rimani centrale. Forse. Supporto. Inserimenti offensivi. Inserisciti alle spalle.
supporto in difesa base. Bilanciata. 16 di alle spalle. Attacco misto e difesa rimane in avanti. Qua più che equilibrato, equilibrato, non saprei cosa fare. Sa che così, cioè più di così non posso fare, oh. Aggressivo, se mette aggressivo e puntare la stessa del periodo, sì che non ce la faccio. Secondo me più di così non posso fare. Salviamo. Vediamo come va questa partita contro lo Sheffield. Rifiuta. 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 E sui cross uno di due sui... Ah, ok, giusto. Forse quello che tira meglio. Cioè, tira peggio. Madonna, Massengo, che pessimo che sei coi tiri. Resta al limite per i cross. Ai due attaccanti di inserirsi e stare al centro, perché si allargano sempre troppo. Hai due, hai due tipo Semenyu e Pululu, dici? Rimani centrale? Ok. Proviamo così. Giusto per curiosità, simuliamo al volo questa partita contro lo Sheffield, per l'appunto, che sta ottavo. Tanto la perdiamo, guarda. 1-1, Yeboah Brewster, va bene. Sono ottavi, lo posso accettare. Ma Sengo, se c'è da lamentarti mi incazzo. No, più che altro voglio guardare la rosa come sta rendendo. Reti, Yeboah con 8, Pululu con 7, ma ne ha giocate 3 di meno. Semenyu con 7, Saltnes con 2, Wells con 2, Scott con 1, insieme a tutta sta gente. Vabbè. Se c'è da lamentare si cambia capitano. Di nuovo Derby County? Dai, al volo. Al volo col Derby County. Oppala! Oh, Massengo al 78esimo. Volevo concludere con una vittoria. Volevo concludere con una vittoria e basta. 14esimi a quanto? A meno... A meno 10... dalla zona playoff. È accettabile, si può fare. Però c'ho gente... Guardate come sono incazzati tutti quanti. Esagerati però, posso dirvelo. Poi esagerati lo siete. Gli unici felici che sono Yeboah, Semenyu e Bentley. Gli altri sono tutti quanti... faccina triste.